Allora, iniziamo la sessione di diritto processuale civile. Una delle caratteristiche, credo, dei tratti significativi dei nostri congressi distrettuali, che ormai sono arrivati alla settima edizione, che mi piace ricordare che nascono da un'iniziativa molto, molto lungimirante di Patrizia Corona, quando era nostra presidente del nostro ordine. Credo sia stata quella di cercare di coniugare l'approfondimento scientifico, dogmatico con le necessità della pratica forense. Quindi cercare temi e argomenti che siano stimolanti da un punto di vista intellettuale e scientifico, ma anche utili dal punto di vista professionale. E credo che anche questa sessione di diritto processuale civile ne sia un esempio, e ne è un esempio l'argomento che viene trattato dal primo relatore, e in un certo senso ne è un esempio anche il nostro relatore, che è il professor Alberto Tedoldi, che è titolare della cattedra di diritto processuale civile all'Università di Verona, ma è anche un avvocato, e quindi diciamo riesce, credo, ad affrontare il tema che ci illustrerà, riuscirà ad affrontare il tema che ci illustrerà, diciamo, visto sia dal punto di vista dell'Accademia, ma anche di quello del Foro. E il tema dell'abuso del processo è proprio un esempio di un argomento, a mio parere, che da quello che era, non dico un divertissement, però insomma comunque un tema riservato più che altro alla dottrina, da una decina d'anni è diventato un argomento che ha cominciato ad apparire, c'è cioè la prima sentenza, credo nel 2007, della Corte di Cassazione in tema di frazionamento del credito. Ha cominciato a emergere nella giurisprudenza con sempre più frequenza, e tant'è che è diventato quasi un argomento un po' di moda. Nella penultimo numero della rivista di diritto processuale civile c'era un intervento, adesso non ricordo, mi spiace non ricordare l'autore, che parlava in maniera abbastanza, il cui titolo parlava di abuso dell'abuso del diritto, diciamo, Fornasari. è diventato un argomento un po' buono per molte cose, eccetera. Peraltro è un argomento certamente stimolante ed interessante per la professione, perché non c'è dubbio che i casi pratici, i casi concreti nei quali si è fatta applicazione di questo, chiamiamolo, istituto, toccano direttamente l'attività dell'avvocato, perché se pensate ad esempio al caso forse più emblematico, che è quello del frazionamento del credito, non v'è dubbio che quando si parla di abuso del processo e si è giunti, ormai mi pare che la giurisprudenza sia abbastanza consolidata sul sanzionare con l'improponibilità la domanda, si va a incidere, si va a intervenire, si va a cogliere quello che è un comportamento processuale abusivo che alla fine dei conti è un comportamento, nasce da un'iniziativa del difensore, con tutto quello che ne consegue da un punto di vista sia della responsabilità disciplinare, perché abbiamo l'articolo 66 del codice deontologico. Il problema con i microfoni. Vabbè, rifacciamo tutto? Ce la facciamo? Sì, no, no. E sia da un punto di vista risarcitorio di responsabilità professionale. Intendo dire che quando si parla di abuso del diritto e di abuso del processo, si va poi indirettamente poi a incidere direttamente sull'attività professionale dell'avvocato, che inevitabilmente potrebbe avere delle ricadute, ripeto, deontologiche o risarcitorie in questi casi. Quindi cedo la parola al professor Tedoldi, che ci appunto affronterà l'argomento dell'abuso del processo. Grazie. Dei microfoni, che sono tantissimi. Qui doveva venire il Presidente del Consiglio in pectore, abbiamo visto. Allora, forse vi preparavate per quello. E farei una mozione, sperando di non abusare della vostra gentilezza. Se posso togliermi la giacca, perché la Non si temperatura può, è. io. Grazie.
Ci sono colleghi siciliani che giustamente dicono: ma cosa volete che sia questo anticiclone africano? Subbia. Allora, approvata la mozione, vorrei fare un esercizio con voi. L'abuso del processo è alla moda. È un argomento caldo, alla page. Allora, facciamo qualcosa alla moda. Non possiamo metterci in posizione di fiore di lotto, però chiudiamo gli occhi e facciamo tutti assieme om. Siete capaci, sì. Om. Om. Il mantra del processo civile, da un po' di tempo a questa parte, è: durata ragionevole, abuso del processo. Stessa cosa. C'è questo mantra, ce lo sentiamo ripetere. Appena si salgono gli scalini del Palazzo di Giustizia, ah, hai abusato del processo. Sei venuto a disturbare coloro che operano, il conduttore, il conducente. Non parlate al conducente. Allora, un mantra che la nostra Corte di Cassazione ha improvvisamente scoperto all'inizio del nuovo millennio, per l'esattezza dopo la riforma del giusto processo, articolo 111. Non si era accorta prima che già nell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo c'era il délai raisonnable. C'era già. Ratificata nel 1950. No, nel 2000, a valle della riforma del giusto processo, si accorge che c'è la durata ragionevole, quindi i processi devono finire in fretta. E il fare in fretta di solito è contrario al far bene. Calamandrei scriveva nella relazione al re, al codice di procedura civile, che bisogna contemperare i due profili, il far bene e il far presto. Questo è il problema della giustizia. Justice delayed is justice denied. Certamente. Però il far bene dovrebbe prevalere sul far presto. La sentenza dovrebbe il più possibile essere giusta. Certo, questo è un problema. Cosa sia la sentenza giusta, ce lo stiamo chiedendo dal 33 dopo Cristo, quantomeno. È un po' difficile. Allora, questi due mantra sono connessi tra loro. Cioè, la categoria l'abuso del processo nasce a seguito di questa scoperta o riscoperta della durata ragionevole del processo, quindi a valle della riforma costituzionale all'articolo 111 della Costituzione, senza badare al fatto che il secondo comma di questa norma dice: la legge assicura la ragionevole durata. La legge, il legislatore, attraverso l'organizzazione delle strutture, attraverso la introduzione, la spesa soprattutto, l'organizzazione degli uffici, non scaricando sulle parti, sui cives, tutti gli oneri, tutti i pesi e tutte le conseguenze sanzionatorie negative di questo desiderio, no? Di questa cosa che si vuole e si vorrebbe realizzare attraverso, come posso dire, le nozze coi fichi secchi, perché tutte le riforme sappiamo che vengono regolarmente fatte in questo campo, e non solo, con la famosa clausola di invarianza finanziaria. Allora, l'abuso del processo è una chiara derivazione della figura dell'abuso del diritto, quindi una categoria tratta dalla teoria generale del diritto, ed è però espressione che, lo si nota agevolmente, non ha un significato puramente denotativo, cioè descrittivo, implica già delle valutazioni, si usa, si abusa, quindi ha un carattere connotativo, come direbbe John Stuart Mill, contiene già una valutazione e una prescrizione: non abusare, non commettere, non adulterio, ma atti abusivi. Se noi rimanessimo sul piano delle categorie generali, cioè quelle della rilevanza giuridica, dovremmo ragionare in termini, e questo siamo stati abituati a fare, di validità e invalidità degli atti del processo, perché noi stiamo applicando una categoria che è stata forgiata per i diritti sostanziali a un diritto processuale, quindi a un diritto, al diritto di azione anzitutto, e al diritto di difesa, al modo in cui questo diritto, questo potere, si esplica nel processo e si esplica fin dall'instaurazione del processo.
In quest'ambito, secondo teorie classiche che però non hanno trovato conforto, cioè sto parlando di James Goldschmidt e della sua famosa, celeberrima monografia del 1925 sul processo come situazione giuridica, Der Prozess als Rechtslage, non è questione di etica nel processo. Nel processo esistono oneri, essenzialmente, soprattutto oneri, il cui esercizio, mancato esercizio, provoca delle conseguenze che sono espresse in termini di sanzioni processuali. Secondo appunto queste coppie che enunciavo prima della validità, invalidità, liceità, illiceità. Se uno non deposita una memoria entro il termine prescritto, quel potere processuale è precluso. Se la citazione non contiene i requisiti della vocatio iunius o dell'editio actionis, quell'atto è invalido e si farà luogo alla sanatoria del relativo difetto secondo una disciplina prevista. Quindi pensare di trasferire tout court queste nozioni formatesi nel diritto sostanziale di qualcosa che formalmente è lecito, cioè rispetta prima facie le forme, ma sostanzialmente non è consentito, con questa ambiguità e questa vaghezza dei termini della conformità formale e della sostanza che è vietata, è un po' difficile, cioè riprendere quell'espressione bella, sicuramente quasi poetica e letteraria di Pietro Rescigno del 1965, che parlava dell'abuso del diritto come dello strumento grazie al quale il diritto oggettivo riscatta la propria miseria, cioè l'incapacità di disciplinare le situazioni sostanziali se non facendo riferimento anche a un qualcosa che sta oltre il diritto, che probabilmente viene prima del diritto, che sono i canoni etici anzitutto, della buona fede, della correttezza, queste clausole generali. È chiaro che però questo inserisce, introduce, inietta, inocula nel corpo della certezza e della stabilità del diritto un virus, quello dell'incertezza e dell'instabilità. Il celebre caso Renault, dei concessionari Renault, la sentenza della Cassazione del 2009 sul recesso della preponente dai rapporti di concessione di tutti i concessionari italiani, fatto formalmente in ossequio alle previsioni contrattuali, che, lo sappiamo tutti, ha forza di legge tra le parti. Quindi assolutamente rispettosa di quelle prescrizioni, non di meno dalla Cassazione ritenuto abusivo perché è contrario ai canoni generali, socialmente vaghi, o meglio, da tipizzare facendo riferimento a degli elementi estranei alla norma, esterni alla stessa, mediante eterointegrazione della norma, formalmente corretta ma sostanzialmente abusiva e quindi dichiarata inefficace. Ecco, trasferire questi canoni e queste strutture, queste concezioni nell'ambito del processo non è cosa semplice, perché è chiaro che significa andare alla ricerca dello scopo del diritto e dello scopo del processo. Cioè il discorso che si fa sull'abuso è che il diritto è attribuito da norme giuridiche per uno o più scopi determinati, ossia per soddisfare uno o più interessi. Se questo diritto viene esercitato per scopi diversi, devianti rispetto allo scopo oggettivo previsto dal conditor legum e insito nella ratio legis, per finalità o con modalità idonee a frustrare questo scopo, si ha abuso del diritto. Questa è la definizione classica di Rescigno, insomma, nella nostra dottrina. Però cercare questo scopo oggettivo, anche se era una cosa fatta già nell'Ottocento da Jhering, come noto, non è cosa semplice, tant'è che la fattispecie sostanziale contenuta nel codice civile, quella degli atti emulativi, articolo 833, da cui sono nate, quasi mi viene da dire per partenogenesi, tutte le ipotesi di abuso del diritto che sono varie nei vari settori e nelle varie branche del nostro sapere giuridico. Già su quella norma ci sono incertezze, ci sono contrapposizioni tra chi ne ha una visione soggettivistica e quindi incentrata sull'intenzio
di colui che compie l'atto emulativo, diretto appunto a nuocere, e chi invece cerca di mantenerla per dare appunto certezza e oggettività su un piano oggettivistico. Anche i doveri generali di buona fede e correttezza, che sono quelli su cui si radica la figura dell'abuso del diritto del processo, sono figure talmente generali da risultare difficilmente razionalizzabili. Però sono figure di cui non possiamo fare a meno, perché sono il fondamento stesso del nostro sapere, del nostro modo di comportarci. Buona fede e correttezza sono i due fari, sono un endiadi, sono un tutt'uno, che ricorrono qua e là, e senza di questi noi non avremmo delle valvole di sicurezza che ci danno la possibilità di adattare il processo in quella continua opera dialogica che viene compiuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina per la formazione del processo, tra i vari formanti in dialogo tra loro. Quindi valvole di sicurezza che sono indispensabili per qualunque ordinamento e sono irrinunciabili. E naturalmente sono valvole che danno il respiro dell'umanità del diritto e dell'umanità del processo, di cui troppo spesso ci si dimentica, perché si finisce oggi per svilire questo strumento fondamentale di tutela del diritto, senza il quale i diritti forse non esisterebbero neppure, irregimentandolo dentro canoni predisposti, secondo criteri e metodi aziendalistici che faranno forse parte del mondo dell'economia, ma che non possono essere trasferiti tout court nel processo. Ora, sotto questa etichetta dell'abuso del processo ci sono fenomeni anche di diverso tipo. Possiamo avere abuso della tutela giurisdizionale o del diritto di azione, quindi viene intrapresa un'azione che non doveva essere intrapresa, che è stato abusivo intraprenderla in quelle forme o in quel modo per il contenuto che questa azione ha, per il diritto sostanziale, la situazione sostanziale di cui quell'azione si fa veicolo. Oppure l'abuso nel processo, mediante compimento di atti scorretti e non improntati ai canoni e ai doveri deontologici. Si parla sempre comunemente di abuso del processo ad opera delle parti, degli avvocati, ma c'è anche un abuso del processo da parte del giudice. Quante volte sono ammesse delle prove testimoniali inutili soltanto per tirare avanti, maturare la decennalità e così abbandonare il ruolo e non essere costretti, o arrivare magari alla pensione? Conoscevo un giudice che ammetteva regolarmente tutte le prove inc e tinde dedotte, fissando con tutti i testimoni, fissando ogni 6 mesi un'udienza per l'escussione di un test per parte, riuscito ad arrivare alla pensione senza fare sentenze. Non è abuso del processo questo, e non è abuso del processo quello di dichiarare tutto nullo, inammissibile, improcedibile, irrituale. Queste sanzioni a piene mani che col processo telematico sono addirittura aumentate. È un terrore fare una notifica telematica oggi, fare la produzione di una copia analogica di un documento formatosi telematicamente. È terribile, quelle estensioni PDF, P7M, se manca, è inesistente l'atto. Se lo fai cartaceo, quel reclamo è inesistente, è una invalidità, è una inammissibilità assolutamente insanabile. Questo non è abuso del processo. Eppure non parliamo mai di questo abuso del processo da parte di un soggetto che, per la definizione classica di processo, di judicium, come si chiamava un tempo, actus trium personarum, è anche lui parte di questo fenomeno. Non è solo dell'attore, del convenuto, del giudice anche. Poi si può parlare di abuso del processo in senso soggettivo, con riferimento all'intenzione della parte di comportarsi, di compiere un atto formalmente ineccepibile ma in contrasto con i valori che governano l'amministrazione della giustizia, pur formalmente osservando le regole del gioco, oppure in senso oggettivo, cioè con riferimento all'effetto pregiudizievole per il diritto di difesa della controparte o per la funzionalità del processo, questo mito dell'efficienza, della funzionalità del processo, che è la mitologia del nostro tempo. So che settimana prossima inizia il Festival dell'Economia, però ai noi c'è stata la bocconizzazione, da non confondersi con la balcanizzazione, ben inteso, del processo civile. È stata un'invasione di campo, perché il processo civile ha anche altri valori,
che vengono prima di quello della durata ragionevole, il diritto di difesa, il diritto appunto alla tutela giurisdizionale enunciati dall'articolo 24, primo e secondo comma, senza che ci sia neppure bisogno di far riferimento all'articolo 111, perché era già tutto scritto lì, nell'articolo 24, dai nostri padri costituenti, di cui si fregiava di far parte Piero Calamandrei. Allora, è chiaro che però coglie un horror vacui rispetto alla figura dell'abuso del processo, un dubbio francamente esiziale che più o meno deriva da quanto ho detto fin qui. Cioè, al cospetto di un fenomeno essenzialmente formale come il processo, finché le regole del gioco sono rispettate, spazio all'abuso non dovrebbe esserci, perché la soluzione sta nella legge processuale, la sanzione prevista dalla legge processuale. Se il comportamento, la condotta processuale non è conforme a quanto previsto dalla legge, c'è la sanzione espressa in termini appunto di invalidità, di preclusione, di decadenza, anche di sanzione, di ammenda, di multa, no? O di risarcimento del danno per lite temeraria. Diceva che la Calamandrei nel processo come gioco, parlando del gioco degli scacchi, beh certo, se uno pretende di fare la mossa del cavallo, qui cito Camilleri, in diagonale come quella dell'alfiere, non può. E se insiste, allora non gioca più. Ma finché uno gioca, segue quelle regole. Se quella mossa non è valida, la deve rifare se vuole andare avanti a giocare, se no non gioca. Eppure, in questa impostazione rigorosamente, come posso dire, di sporting theory of justice, cioè di teoria adversarial, no? Competitiva della giustizia, che però lascia libero sfogo alla libertà delle parti, a questo valore di cui ci siamo un po' dimenticati e bisogna risalire forse addirittura a Pisanelli, quindi codice del 1865, per ricordarci ancora che cosa significhi il processo a servizio delle parti, su diritti per lo più disponibili, su cui le parti hanno il monopolio sotto ogni profilo, in grazia del principio dispositivo. Ecco, di questo ci stiamo dimenticando. Invece si innesta questa moralizzazione del processo che cambia sempre nome, cambia veste, ma è sempre la stessa cosa, cioè un desiderio e un'impronta che a me pare fortemente autoritaria nel processo, che sposta gli equilibri dalle parti al giudice. Avrete notato che dalla riforma del 1990 in poi i poteri del giudice sono sempre divenuti maggiori, sempre più accentuati, una discrezionalità sempre più ampia pressoché incontrollabile, sempre in nome dell'efficienza e della durata ragionevole del processo. Quindi la bilancia si è spostata in quella direzione e questo inevitabilmente, quando poi si sono pure innestati i metodi bocconiani, last in first out, first in first out. Ci sono documenti del Ministero della Giustizia, lo sapete meglio di me, che prescrivono, indicano queste metodologie di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che giacciono nei palazzi di giustizia, in cui ci si dimentica che dietro quelle carte forse ci sono delle persone, e persone che ritengono a torto o a ragione di aver subito un'ingiustizia, di aver subito una lesione alla loro posizione soggettiva. Tutto questo ha contribuito a disumanizzare fortemente il processo, a renderlo una catena di montaggio quasi, secondo logiche di carattere appunto aziendale. Il processo nasce, non possiamo dimenticarlo, per cercare di condannare il colpevole e assolvere l'innocente. Possibilmente non si riesce quasi mai, prima ho citato un caso piuttosto noto, risalente quasi un paio di millenni fa, però lì fu il popolo a decidere, qualcuno se ne lavò le mani, ma l'esigenza del processo è quella di riportare l'ordine, il cosmos dove si è generato il caos. Se questa è la funzione del processo, dovremmo non dimenticarlo e quindi non sovrapporre queste ideologie, questo efficientismo a tutti i costi, questo fare in fretta per forza perché bisogna scalare le classifiche del doing business e superare lo Zimbabwe piuttosto che la Rhodesia, piuttosto che non so il quale, il Ghana, in base a un modello processuale, questo va detto chiaramente, citando Remo Caponi, che è il seguente, perché siamo tutti bravi a fare le statistiche, ma se il modello assunto a base è processo in unico grado,
con un giudice monocratico che sa poco di diritto e che quindi è il vecchio processo del Cadì di weberiana memoria, non so quanto sia desiderabile una prospettiva di questo genere, né? Si batte un martello sul tavolo, tu hai torto, tu hai ragione, andate, avanti il prossimo. Allora, io non posso fare a meno oggi, sia perché è qui accanto a me, di ricordare la bellissima monografia di Marino Marinelli del 2005 sull'interesse ad agire, sulla clausola dell'interesse ad agire. Perché? Ma perché di questa categoria dell'abuso del processo non c'è alcun bisogno, almeno con riguardo all'abuso della tutela giurisdizionale. C'è già la clausola generale dell'interesse ad agire. È in questo dottissimo libro di Marino che spiega la genesi e anche la eziopatogenesi dell'interesse ad agire, perché sapete cos'è diventato? Lo spiega benissimo Marino. E cos'era diventata questa clausola sull'interesse ad agire come presupposto, o meglio condizione dell'azione, secondo la teoria classica, condizione di decidibilità della causa nel merito? Un metodo negli anni 30 in Germania per dire: questo è conforme al Volksgeist, posso giudicarlo e statuire nel merito. No, questo non interessa lo sviluppo del diritto, naturalmente il diritto nazionalsocialista, e quindi non giudico. Questa è stata l'evoluzione, si fa per dire, della clausola generale dell'interesse ad agire. È chiaro che di fronte a clausole di questo genere non si può non restare perplessi, anche quando si cambi nome, anche quando si dica e si voglia dire adesso ci avvaliamo dell'abuso del processo o della meritevolezza della tutela giuridica, perché inconsapevolmente è stata sostituita un'altra ideologia, cioè quella appunto dell'efficienza a tutti i costi, quella del fare in fretta che enunciavo prima, in funzione della massimizzazione del profitto degli stakeholders o degli shareholders, che dirsi voglia. Quindi non illudiamoci che cambiando nome si possano rendere più digeribili cose che sono assolutamente indigeste. Enrico Redenti chiamava l'interesse ad agire quinta ruota del carro. Ecco, io sono convinto che questa figura dell'abuso del processo, lo dico senza ambagi, sia davvero la quinta ruota del carro oggi. Una comoda etichetta che serve per selezionare questo sì, questo no, aprendo all'arbitrium iudicis una sconvolgente discrezionalità in cui adesso cercherò di mostrarvelo con le sentenze della Cassazione che, come ricordava prima Mantovani, partono dal 2007 con questo intervento delle sezioni unite sul frazionamento della domanda, sul frazionamento delle domande giudiziali inerenti a crediti nascenti da una medesima causa debendi. Dicevo, in questi svolgimenti giurisprudenziali, in questa creatività giurisprudenziale che è divenuta, a mio modesto avviso, intollerabile, specialmente nel campo processuale, che esigerebbe regole certe, chiare, predeterminate, non lasciate all'arbitrio del singolo giudicante e quindi stabilite alla bisogna per essere sollevati dalla responsabilità del giudizio, perché il judicium è quello sul merito. Il giudizio processuale non è judicium, è gioco. E quindi la passione sfrenata che ha la nostra Corte di Cassazione per le questioni processuali, mai vista una Corte Suprema non solo che ha una produttività così elevata, ma ha una produttività così elevata in materia processuale. Feci qualche tempo fa un incontro con Pasquale D'Ascola di aggiornamento su un paio d'anni di interventi delle sole sezioni unite in materia processuale. Era una cosa spaventosa. Era impossibile, per fortuna c'era lui che, avendo accesso diretto, aveva messo in ordine una quantità di interventi delle sezioni unite in materie processuali con sentenze che forse qui a Trento sono più bravi gli studenti, ma quando le do da leggere ai miei, le sentenze di Raffaele Frasca sono incomprensibili, letteralmente. Ho bisogno anch'io dell'aspirina di solito prima di leggere. Avete visto l'ultima delle sezioni unite a proposito sul procedimento in materia di compensi per attività giudiziale civile? L'avete capita? No. Ma
Il risultato, a proposito di frazionamento del credito, mi è venuto in mente adesso, faccio una piccola digressione rispetto al percorso, ma quella sentenza sostanzialmente costringe, quando uno ha fatto attività per diversi anni, perché sappiamo tutti che poi si rinvia sempre il momento della redazione della parcella definitiva, l'ha fatto, non so, una a Roma, un'altra Civitavecchia, un'altra Catania, un'altra Trento, stando a questa sentenza, se l'ho compresa, bisogna andare presso ogni singolo foro, a proposito di divieto di frazionamento e abuso del diritto, se l'ho capita bene, e sempre con questo rito sommario speciale, collegiale, per di più, collegiale, a proposito di risparmio delle risorse, no? Magari anche per competenze di poco superiore alla competenza per valore del giudice di pace, bisogna andare davanti al collegio, con questo rito strano, tutto il resto non si può più fare, a pena di inammissibilità. E pare, se non ho capito male, che questo speciale procedimento con le sue regole di competenza prevalga addirittura sul foro del consumatore, perché bisogna andare lì dove si è svolto il processo, e quindi se quello non è più il foro del consumatore, nonostante la Cassazione abbia detto il contrario, bisogna andare lì. A proposito di frazionamento dei crediti, no? E di parcellizzazione dei crediti. Allora, se questo è il clima, la temperie che si respira nel nostro tempo, in questa nuova ideologia, vediamo come si è mossa l'autentica fonte del diritto, che è la Cassazione, Sezioni Unite, perché abbiamo un bel dire che le fonti del diritto sono le leggi. Le leggi sono scritte sempre, io credo che spesso le usino Google Translate, dopodiché le fanno diventare norme di legge, nessuno le capisce, bisogna aspettare le Sezioni Unite che le spieghino dopo qualche tempo. Però le Sezioni Unite sono grafomani quasi come me, con la differenza che però loro dovrebbero dare linee evidenti e chiare, nitide, mentre invece fanno sentenze trattato. Fanno delle sentenze che vanno benissimo per quelli che devono preparare il concorso in magistratura, perché prendono una sentenza, per esempio quella famosa del dicembre 2014 sulla nullità, è un trattato sul regime della nullità nel processo civile. Leggono quello, sanno tutto sulla nullità, forse non tutto al posto giusto, però sanno il mainstreaming, come si dice adesso, no? Conoscono quell'orientamento. Però a Milano diciamo Ofelè faltomestè, sutor ne ultra crepidam, fermo lì, tutti occupi di ciabatte, non dirmi come si fa una veste, diceva Apelle, se non ricordo male, nella famosa. E quindi se uno fa il giudice, non fa i corsi per far leggere le sue sentenze imponendo un certo dress code e poi da preparare i suoi manuali. Sono molto polemico, sì, sono molto polemico con questa confusione dei ruoli. Una volta la dottrina la faceva la dottrina, benissimo, perché erano dei giganti, ovviamente, però non c'era questa confusione dei ruoli. Allora, Sezioni Unite del 2007, 23.726, la famosa questione del frazionamento del credito. Abbiamo passato i 10 anni. Fino a pochi anni prima si diceva, ma no, vabbè, i crediti si possono frazionare, c'è al limite da ragionare su quella che Giovanni Verde con grande acume chiamava la minima unità strutturale in relazione alla determinazione dell'oggetto del processo, poi si era innestato tutto il tema su cui qui ovviamente non posso soffermarmi dell'oggetto del processo, un tema classico, è lo Streitgegenstand per i processual civilisti. E a un certo punto le Sezioni Unite dicono no, se unico il rapporto giuridico, tutti i crediti già maturati devono essere convogliati in un unico processo a pena di inammissibilità e abuso del processo, violazione, contrasto col principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale.
Perché inammissibilità? Secondo questa teoria che si è diffusa della meritevolezza, che si aggiunge alle classiche condizioni dell'azione, come diciamo si chiamerebbero nella scuola libmaniana, interesse ad agire, legittimazione ad agire. La Cassazione, per inciso, ci ha impiegato 70 anni a capire la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità attivo-passiva del rapporto giuridico. Si è dovuto attendere il 2016. Liebman l'aveva già scritto negli anni 50, se non ricordo male. Però ci ha impiegato 70 anni per arrivare a questa cosa che tutti i processualisti scrivevano in tutti i manuali, per cui ci si chiedeva davvero, probabilmente avevano ancora studiato sulle istituzioni di Chiovenda, cioè sulla concezione dell'azione in senso concreto. Però sono arrivati, e qui no, qui addirittura inammissibile. Ma perché? Ma che bisogno c'è? Tu hai diversi crediti che nascono dal medesimo rapporto giuridico, da una medesima causa debendi, d'accordo, aggravi la posizione del debitore moltiplicandolo inutilmente, non paghi le spese, il debitore non ti rifonderà le spese. Vedremo che, vi faccio vedere altre sentenze in cui la Cassazione è arrivata a questa soluzione quando c'è stato un frazionamento soggettivo, quando c'è stata la pluralità delle parti che hanno agito separatamente con lo stesso avvocato in processi distinti. Lo si fa spesso con la legge Pinto. Più parti, più lavoratori coinvolti, più ricorsi ai sensi della legge Pinto. Nel 2015 c'è questa precisazione. Questa è la sentenza, diciamo, che dà la definizione dei due orientamenti. Secondo alcune pronunce è improponibile, ovvero inammissibile, la domanda avente ad oggetto una frazione soltanto dell'unico credito, perché la scissione strumentale del contenuto dell'obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede che con il principio del giusto processo. Secondo un diverso orientamento, ferma restando la natura abusiva del frazionamento del credito, la sanzione non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione. Il rimedio deve pertanto individuarsi, vuoi nella riunione delle cause, vuoi sul piano della liquidazione delle spese. Questa direi che è, come la chiamiamo, la sentenza del cerchio bottismo, per usare la definizione famosa di Paolo Mieli. Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Volemose ben. Sembra prevalere la seconda parte. La definizione di abuso del processo la troviamo in una recente sentenza del 2015. Va dato seguito alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è configurabile abuso del processo ogni volta che la parte agisca o resiste in giudizio in maniera anche palesemente infondata, configurandosi invece il suddetto abuso solo quando, in evidente violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché di lealtà processuale del giusto processo, il processo venga utilizzato a fini dilatori, ovvero per ottenere un beneficio connesso alla sua pendenza. In assenza di intenti diversi dall'uso strumentale ed opportunistico del suddetto processo, ovvero quando venga esercitato nel processo il proprio diritto in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale. Se volete una definizione astratta del concetto di abuso nel processo nel formante giurisprudenziale, queste sezioni unite 2015-6606 fanno alla bisogna. Alcune applicazioni pratiche. Nel 2011 si arriva a dire: c'è un unico sinistro stradale, danni a cose, danni alla persona. Il veicolo l'ho riparato subito, causa dal giudice di pace. Vado dopo per le lesioni in tribunale. Passa in giudicato la sentenza del giudice di pace, vado dopo per le lesioni in tribunale a guarigione clinica avvenuta. Non puoi. Ma come? C'è già il giudicato anche sul merito. No, non puoi. Abuso del processo, è inammissibile. E il risultato qual è? Che quelle lesioni non vengono risarcite. Cioè che il processo, anziché tutelare il diritto sostanziale, lo cancella, lo azzera, ne fa tabula rasa. Tabula rasa. Assurdo. Il processo, che è strumento per la realizzazione dei diritti, che deve mirare a una pronuncia sul merito, annichila il diritto sostanziale, la situazione sostanziale. Allora, ecco, il frazionamento soggettivo.
proprio in tema di legge Pinto. La risposta è stata diversa nel 2010. Riunione del processi o liquidazione delle spese solo per uno di questi, oppure con gli aumenti determinati dal litisconsorzio attivo, ma con l'identità delle posizioni secondo le previsioni delle vecchie tariffe, il nostro vecchio onorario che ci hanno tolto, che dava onore alla nostra, l'onorarium ciceroniano. Il Cicerone mica lo pagavano, sì, gli regalavano poi la villa tuscolana, però va bene così il baratto, torneremo al baratto forse, però onorario dava nobiltà, è vero, il diritto di procuratore è quell'attività materiale, no? Di giurispodismo. E adesso non più col telematico, fa male alla salute il telematico, non solo alla mente, vero? Era meglio prima, il cartaceo, che almeno si faceva un po' di moto, un po' di scale su e giù fa sempre bene, un po' di step. Allora, invece il telematico, un click, uno sta all'Alpe di Siusi, click, fa una notifica telematica, ah che bello, avevo lì il Sassolungo, il Sassopiatto, ho fatto una notifica telematica, ho fatto l'avvocato per fare questo, per avere il piacere di essere sull'Alpe di Siusi anziché godermi il panorama, fare la notifica telematica. Ecco, qui però la sanzione non è l'inammissibilità, viva Dio, non poteva essere perché ogni soggetto è titolare della propria situazione soggettiva e quindi non è pensabile che una pronuncia emessa tra altri soggetti sia sul piano soggettivo, qui sulle nozioni proprio elementari, no, degli limiti soggettivi del giudicato, possa estendersi o pregiudicare altri soggetti. Però essendoci una connessione impropria, cioè identità di questioni di fatto, di diritto, l'unico avvocato che ha abnormemente parcellizzato i ricorsi riceverà una liquidazione delle spese mitigata, tanto più mitigata quando c'è la legge Pinto, perché sapete che la legge Pinto nell'ultima riforma è una cosa abbastanza vergognosa, contraria persino alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. All'esecuzione forzata, ecco, questa è la sentenza, non so se l'avete notata perché non è Sezioni Unite, 3 marzo 2015 sul credito di entità economica oggettivamente minima. Devo dire che era un caso estremo, cioè dopo il precetto pagato rimanevano fuori 12 euro di interessi, vabbè, insomma, quell'avvocato aveva esagerato. Adesso sul piano dei principi criticabile finché si vuole, perché se uno ha diritto a essere pagato ha diritto a intraprendere le azioni esecutive, ma in tutto il processo esecutivo, nel libro terzo, prima che venisse storpiato e mal ridotto dalle continue ultime riforme con decretazioni d'urgenza, quando parlo di bocconizzazione parlo soprattutto del libro terzo del CPC e della legge fallimentare, e comunque ancora adesso, grazie a Dio, dice tu ti puoi avvalere di tutti gli strumenti esecutivi che vuoi, però non puoi abusarne, cioè se hai un credito di 10 non è che puoi pignorare il castello del buon consiglio, ecco, scegli i beni in funzione, in proporzione al tuo credito, nonostante la crisi immobiliare, ovviamente tenendo conto della realizzabilità di questo. Quindi, ecco, questo mi consente, ho ancora una decina di minuti, allora questo consente di dire un'altra cosa. Siamo troppo abituati adesso con le banche dati a cercare la sentenza che faccia il caso nostro, e vale quello che dicevo prima, cioè che noi ci stiamo trasformando in un paese di common law, cioè il Regno Unito è Brexit, però noi intanto continuiamo a parlare inglese, dimentichiamo l'italiano e soprattutto stiamo utilizzando e adottando gli stereotipi della judge made law, e quindi cerchiamo le regole nelle massime giurisprudenziali, ma ricordiamoci sempre che queste massime sono forgiate su casi concreti in cui a un certo punto c'è un istinto equitativo che scatta in ciascuno di noi e anche nei giudici della Cassazione, come succedeva mitologicamente, non so se sia una leggenda metropolitana, nella Cassazione di Napoli fino al 1923, quando c'erano le 5 corti di Cassazione, il presidente diceva al relatore: dimmi che ho offetente e poi l'aggiustiamo noi. Cioè quel sentimento di giustizia che è spontaneo sperabilmente c'è, e quindi la massima che l'ufficio del massimario sforna
le massime che sforna getto continuo non sono norme di diritto, sono solo costruzioni di principi sui casi concreti. Quindi esaminiamo sempre il caso concreto, perché ripeto, questa, sul piano teorico questa pronuncia è certo criticabile, ma come si fa a dargli torto quando si dice per 12 euro potevi anche fare a meno di fare l'esecuzione forzata? La domanda di concordato preventivo, certo, anche qui abuso del processo, soprattutto dopo l'introduzione del concordato in bianco, istanze di fallimento, tac, domanda di concordato preventivo, 2, 3, 4, reiterate, no? Non ammesse, oppure non approvate, non omologate o risolte, eccetera, eccetera. Beh, certo, mica si può continuare, questo ovviamente è un abuso. Si dice semplicemente che non c'è bisogno di inventarsi questa nuova categoria, ripeto, è facile, no? È la via breve. Basta dire, ne hai già proposti 3 o 4, questo è uguale agli altri, quindi se quegli altri non hanno ottenuto l'approvazione, ma questo è già un giudizio, una delibazione nel merito che consente di superare la cosiddetta pregiudizialità del concordato rispetto al fallimento e di pronunciare il fallimento quando appunto il concordato sia reiterato. Allora, che sia un po' in crisi, c'è qualche segnale di crisi, grazie a Dio, negli ultimi 2 o 3 anni. Lo si nota, vi segnalo queste sentenze, però va letta la motivazione, non possiamo farlo. La sentenza che dice, quando in primo grado è stato pronunciato un rigetto nel merito, tu attore che facendo l'azione davanti a un giudice sprovvisto di giurisdizione implicitamente hai affermato la sua giurisdizione, non puoi fare appello denunciando il difetto di giurisdizione perché vieni contra factum tuum. Dopodiché è chiaro che nella motivazione si fa spesso riferimento alla figura dell'abuso del processo, ma alla fine la soluzione sta nei principi della soccombenza, nel criterio della soccombenza, dell'interesse a impugnare che in assenza di soccombenza non c'è. E allora risolviamolo secondo i canoni classici. Diceva Giuseppe Verdi, come sanno sono appassionato di musica, torniamo all'antico e sarà già un progresso. Torniamo ai grandi, torniamo ai maestri del diritto e del diritto processuale. E poi ancora questa sentenza che direi è la prova provata, è la cartina di tornasole di quanta discrezionalità ci sia nel concetto di abuso del processo. Sezioni Unite, 16 febbraio 2017, numero 4091. Un lavoratore, vi leggo la fattispecie perché temo di non riprodurla fedelmente, l'ho messa qui tra parentesi. Allora, Fiat Group Automobiles, ecco qui l'italiano che va a ramengo, ricorre con un unico motivo nei confronti dell'ex dipendente, strano che ci sia il nome, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Torino ha accolto la domanda del predetto intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo in difformità dalla sentenza di primo grado che aveva invece dichiarato improponibile la domanda siccome successiva ad altra, anch'essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro e intesa a ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa. E qui la Cassazione cosa fa? Beh, finge di riaffermare il principio del 2007 a 10 anni di distanza, ma lo fa per finta, perché in realtà se ne discosta, come farebbero i barrister inglesi col distinguishing, se ne discosta dicendo si può fare. Perché? Se c'è, guardate le espressioni vaghe, fondati possono essere dedotti in autonomi processi solo se l'attore è portatore di un interesse oggettivo al frazionamento. Ancora la categoria dell'interesse qui al frazionamento che torna sotto diversa veste per una vicenda evidentemente di un credito collegato alla cessazione del rapporto di lavoro che ben poteva essere dedotto nel precedente processo. Favor laboris? Sì, forse può darsi inconsapevolmente, però la motivazione è amplissima. Se voi ne ho riportato alcune parti, guardo solo quelle evidenziate, in cui si recuperano i principi il principio dispositivo nel processo, la necessità di non comprimere l'autonomia delle parti, il monopolio che le parti hanno sull'oggetto del processo, sugli allegata et probata,
la scelta del rito, ho la prova scritta, faccio il decreto ingiuntivo, che problema c'è? Sul resto, dove non ho la prova scritta, faccio il giudizio ordinario di cognizione. Qual è il problema? Cassazione del 2016 richiamata in motivazione. Ecco, quindi ci sono degli spunti critici che solo in apparenza, perché ovviamente la Cassazione non smentisce mai se stessa, mai, sta e non si lascia smentire, no? come diceva Eschilo, mi pare. Ecco, se questo è il quadro più recente di una nozione che per la sua vaghezza desta preoccupazioni, perché apre appunto le voragini della discrezionalità e dell'arbitrio giudiziale, io credo che oggi sia possibile trarre delle conclusioni che sono però ottative, che sono un auspicio, di sbarazzarsi di questa categoria il più in fretta possibile. Non è presupposto processuale o condizioni di decidibilità della causa nel merito. Non si può pronunciare l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda o dell'eccezione o del diritto di difesa, e quindi chiudere in rito il processo andando contro la funzione del processo, che è di risolvere la causa nel merito, e arrestando appunto la cognizione. Bastavano e bastano le norme che nel codice ci sono già. L'articolo 88, lealtà e probità. L'89, sulle espressioni convenienti e offensive. Le sanzioni delle spese, collegate spesso alla violazione dei doveri di lealtà e probità. Il 96, anche nella nuova versione, col terzo comma, questo mitico terzo comma. Ma non è pensabile che il giudice deneghi giustizia, ricusi di giudicare, dicendo state commettendo un abuso del processo. C'è sempre stato l'abuso del processo, storicamente. Per punire le deviazioni bastano queste sanzioni processuali, che tra l'altro sono conformi al principio di legalità, tanto più prezioso non solo nello Stato di diritto, ma nel processo, cioè nell'esercizio della potestas judicandi, che delle tre funzioni è probabilmente la più delicata, la più importante, affidata dai funzionari pubblici, assunti tramite concorso, che danno garanzia di terzietà e imparzialità, ma che sono soggetti alla legge. E proprio da questa loro soggezione alla legge, che non è sono soggetti solo alla legge nel senso che sono indipendenti da tutti i poteri e sono irresponsabili. Quando si vince un concorso in magistratura automaticamente scatta un Richterprivileg, il privilegio dell'irresponsabilità. Si può esercitare l'auctoritas, la potestas decidendi, con una assoluta irresponsabilità. Ho sbagliato, c'è l'appello, c'è il ricorso per Cassazione. Prego. L'articolo 96 non c'entra niente con l'efficienza del processo. È una norma che è stata introdotta per evitare di incartarsi sulla prova del danno conseguente alla lite temeraria. Quando non c'era l'articolo 96 terzo comma, hai voglia a provare il danno conseguente alla temerarietà della lite? Il nesso causale, chi riusciva a provarlo? Qualche sentenza coraggiosa, specialmente quando il regolamento preventivo di giurisdizione ante 93, quella norma è entrata in vigore, provocava la sospensione automatica del processo di merito, del giudizio di merito, allora la Cassazione liquidava un danno non patrimoniale ai sensi del 96 primo comma. Però chi riusciva a provare il danno? Ecco come è stato creato, e tra l'altro adesso è stato sfruttato dalla famosa sentenza del luglio dell'anno scorso, relatore D'Ascola, che ho citato prima, sui punitive damages, come esempio di un danno punitivo, sanzionatorio, in cui si dice hai agito con malafede o colpa grave, o hai resistito con malafede o colpa grave, però lì è chiaro che si guarda al contenuto delle difese, quindi è un discorso completamente diverso. Forse non si può neanche parlare di abuso nel processo, del processo come viene definito, e allora paghi le conseguenze, e paghi delle conseguenze in funzione sanzionatoria e deterrente, oltre che risarcitoria, secondo la nouvelle vague del risarcimento del danno di importazione evidentemente anglosassone. Concetti questi confermati da Corte Costituzionale 152 del 2016, che ha respinto
la questione di legittimità costituzionale di un giudice, non ricordo più quale, che diceva no, ma quei soldi lì devono andare allo Stato, non alla parte. Ma perché alla parte? Allo Stato, perché è lo Stato che ha interesse al, è un interesse pubblicistico quello all'efficienza del processo. Voi capite che in questo clima le parti scompaiono e gli avvocati con loro, perché sono Fürsprecher, parlano per loro, sono avvocati, come sappiamo tutti, e con le parti e con i cives scompariamo anche noi, no? Rischiamo di trasformarci in ectoplasmi. Molti giovani purtroppo in grandi studi rischiano di diventarlo davvero, questo però è un altro problema. Allora, Calamandrei, ancora per concludere, il processo civile è fenomeno per antonomasia dialettico, mediante il quale il fine pubblicistico della pace sociale e l'aspirazione ad una giusta pronuncia si realizza attraverso l'esercizio di poteri privatistici posti a presidio dell'interesse privato. Il connubio, la congiunzione dei due elementi. Piero Calamandrei, 1921, nello scritto Troppi avvocati. 1921. Troppi avvocati. Punto esclamativo, eh? Punto esclamativo. 1921. La relazione tra giudici e avvocati è dialogica, intrinsecamente dialettica, non di subordinazione. Judicium est actus trium personarum, actoris, rei, il convenuto è sempre reo, judicis, c'è anche il giudice che deve interloquire, no? Parlare, non arrivare dopo le preclusioni e dire ah, ma per esempio in una divisione dovevate produrmi la certificazione notarile storica degli immobili da dividere, se no la domanda è improcedibile. Mamma mia. E questo me lo dici quando? Dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie. Dimmelo in prima udienza, 183 quarto comma, principio di collaborazione del giudice con le parti. Norma dimenticata. Tutto su di noi, niente sul giudice. Allora, per concludere, a noi poveri sudditi di questa megaditta viene spontaneo definire l'abuso del processo con le stesse parole che usò il ragioniere Ugo Fantozzi dopo la visione del famoso film di Eisenstein, La corazzata Potemkin. Speriamo solo di non fare la fine di Ugo Fantozzi, cioè finire a fare i parafulmini o le antenne sui grattacieli che vanno costruendo a Milano in gran quantità. Grazie. La Cassazione nella sentenza successiva, sempre in tema di come si può dire, contenuto minimo dal punto di vista economico della domanda, non quella che aveva riguardava un'esecuzione forzata, cioè una sentenza successiva che riguardava una domanda di credo 0,11 centesimi, che era l'IVA sulle spese di spedizione di una fattura, ha fatto, anziché utilizzare il criterio dell'abuso del processo, si è richiamata al principio della carenza di interesse. Ecco, che io trovo, non solo io, ma ho trovato un approdo particolarmente discutibile da questo punto di vista, no? Cioè la carenza di interesse vista non dalla parte dell'attore, ma come quasi oggettivamente dalla parte dell'ufficio. Sì, è quello che accennavo prima, però a questa domanda potrebbe rispondere Marino Marinelli come massima autorità in materia di interesse ad agire dopo questa, la monografia che citavo prima. È una tautologia, cioè si cambia termine, anche appunto le sezioni unite sull'appello della parte soccombente nel merito che impugni denunciando il difetto di giurisdizione.
cui viene detto non ha interesse perché non c'è soccombenza. Quindi sono clausole generali, per loro natura vaghe, che lasciano questa discrezionalità al giudice molto ampia, che in alcuni casi è giustificabile, secondo me in fin dei conti lo è in materia di giurisdizione, lo è nel caso di prima delle 12 euro, lo è nel caso delle 0,11 euro degli 11 centesimi. E da un lato, lo accennavo, queste valvole di sicurezza sono inevitabili, sono ineliminabili e sono ciò che mantiene tutto sommato il nostro dire, il nostro fare, il nostro operare profondamente umano, puramente umano, forse direi la rein menschlichkeit, l'umanità purissima. Qui in queste sfide delle clausole generali dovrebbe esserci, con l'inevitabile elemento equitativo del giudizio e discrezionale del giudizio, deve esserci quel dialogo costruttivo, cioè ragioniamo tutti assieme. Credo che una persona di buon senso, il diritto si fonde, si radica sul buon senso, ripugni giudicare di un'azione di 11 centesimi o di 12 euro, di un'azione esecutiva. No, non è il caso, pazienza, insomma, non vuol proprio pagarla, non stiamo più la spesa che l'impresa. Va bene. Quindi ringrazio il professore. Se c'è un microfono. Va bene, allora ringrazio il professor Tedoldi ancora una volta e passo. No, penso che sì, dobbiamo passare questi. Iniziamo un momento che sono quelli della radio. Aspettiamo i microfoni della radio. Iniziamo a respirare. Sì, va bene. Iniziamo la seconda sessione di lavoro e mi dovete consentire di iniziare con un ringraziamento all'organizzazione, un ringraziamento all'Unione Triveneta, a Patrizia Corona, un ringraziamento al padrone di casa Andrea De Bertolini, un ringraziamento a tutti voi. È il terzo anno come Unione dei Fori Siciliani che partecipiamo al vostro congresso giuridico, è una delle tante iniziative che abbiamo importato da voi, l'abbiamo anche già attuata in Sicilia e devo dire questo interscambio che ogni anno pratichiamo fra Fori Siciliani e Fori del Triveneto, ogni anno si va sempre più intensificando e ogni anno ci dà quella migliore formazione e quella maggiore determinazione nell'attività libero professionale che riteniamo necessaria e fondamentale. E il tema che devo introdurre oggi è un tema, devo dire, nel campo processuale civilistico fra i più interessanti e anche più piacevoli. Il dato di fatto è una piccola nota polemica, pur essendo sempre uno caratterialmente propositivo e positivo, la devo però fare. Il legislatore mira sempre a creare all'avvocato, in una logica deflattiva del contenzioso, sempre maggiori difficoltà e, devo dirlo, a toglierci i piaceri di questa professione. Uno di questi piaceri è certamente sbizzarrirsi dopo la rabbia della sentenza negativa o di parte della sentenza negativa nel proporre il gravame, nel proporre l'impugnazione. Nel corso del tempo certamente le modalità di proposizione del gravame si sono evolute, però si sono evolute in un senso, come tutto il resto della nostra professione, sempre più pericoloso per l'avvocato, perché, e su questo abbiamo bisogno del supporto e dell'aiuto e della scienza del professore Marinelli, perché devo dire gli aspetti, i rischi per la libera professione, per l'avvocato, non sono sempre maggiori, con i profili di inammissibilità che abbiamo visto in questa logica deflattiva del contenzioso, giorno dopo giorno, norma dopo norma, ci troviamo sempre più, diciamo così, amplificata e sempre più per noi rischiosa. Per cui prima abbiamo avuto la novella del 90, poi quella del 2012 e in definitiva ci troviamo la possibilità di un gravame nel mezzo di impugnazione principale, qual è l'appello, che voglio ricordare a me stesso, è l'unica forma di gravame che non ha una critica limitata, non ci sono i motivi ben predeterminati, quindi ci lascia una libera scelta, se così si può dire,
nella proposizione, nella modalità di proposizione del gravame, ce lo siamo trovati dal divieto di proporre nuove domande, dal divieto di produrre documenti a meno che non siano documenti sopravvenuti, ma soprattutto con le due norme, il 342 e il 348 bis, che sanzionano l'inammissibilità. Il 348 bis sostanzialmente non ci preoccupa più di tanto, perché alla fin fine, se l'azione non ha possibilità di poter essere accolta sotto certi punti di vista, ci può stare. Il 342 invece in tutti noi nel corso degli anni ha determinato tutta una serie di problematiche che fra l'altro hanno trovato, ma ce ne parlerà certamente il professore Marinelli, nella sentenza del novembre 2017. Addirittura siamo arrivati fino a dover scomodare le sezioni unite. Abbiamo un gravame che è un gravame che in definitiva non è un novum iudicium, ma è semplicemente una revisio di quella che è tutta l'attività che c'era stata precedentemente. Abbiamo una corrispondenza fra le domande così e le conclusioni così come erano state formulate in primo grado, e per gli aspetti da censurare così come le dobbiamo proporre in sede di gravame. C'è il problema di che cosa si deve intendere secondo il 342. L'esposizione di quella parte, il richiamo a quella parte del provvedimento che si ritiene da dover censurare, e quali sono le argomentazioni giuridiche che portano all'identificazione della violazione della norma. E allora tutti noi, dal nord al sud, ci siamo posti il problema: ma allora io devo richiamare integralmente la sentenza, ne devo richiamare una parte, devo fare quello che faccio quando devo proporre un ricorso per Cassazione? Come lo devo impostare questo appello e questo gravame per non farmelo dichiarare inammissibile? Questo è il tema e l'insidia che ci siamo ritrovati nella proposizione del gravame, per cui su questo abbiamo necessità dei chiarimenti e dei lumi del professore Marinelli. C'è poi l'altro aspetto, quello della ricorribilità per Cassazione, dove devo dire veramente lì la mannaia è diventata una mannaia pericolosissima per noi avvocati, perché voi sapete meglio di me che oramai il numero di ricorsi dichiarati inammissibile, la percentuale è sempre più alta, e c'è sempre più la necessità di chiarire il rapporto fra cliente ed avvocato del perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e il porsi il problema di come questo mezzo di gravame possa arrivare già alla fine. Fra l'altro ci hanno anche tolto la possibilità della discussione in udienza pubblica. Oramai tutto il rito, come ben sapete, è limitato, tranne casi eccezionali, alla Camera di Consiglio, quindi abbiamo un rito per Cassazione che anche in questo è gestito in maniera tale ed è articolato in maniera tale, addirittura con un decreto legge che doveva nascere solo per gli aspetti e il contenzioso tributario, che invece ci siamo trovati per tutte le fattispecie giuridiche. Abbiamo che il momento di somma giustizia, il momento del profilo, della valutazione della legittimità, corriamo il rischio di averlo limitato. Concludo soltanto dicendo che bene ha fatto il CNF, ed è stata un'iniziativa che devo dire abbiamo apprezzato molto, quella nell'istituire il protocollo fra CNF e Corte di Cassazione sulle modalità di redazione del ricorso. Però vi devo dire, la mia considerazione personale, è un passo importante, però non lo ritengo né un passo esaustivo né un passo decisivo, perché resta sempre la difficoltà di come dover rappresentare il motivo del ricorso per Cassazione, di come poter enunciare, nel rispetto sempre del principio dell'autosufficienza, fare capire qual è il profilo di diritto che effettivamente noi riteniamo leso. Per cui concludo, vi ringrazio ancora, spero di aver dato un contributo a questi lavori, e do la parola al professore Marinelli, che qui, oltre a giocare in casa, non ha certamente bisogno di presentazioni, è il vostro docente, è il docente di procedura civile qui all'Università di Trento, però vi posso garantire che la sua fama varca non solo i confini del Triveneto, ma ormai una fama di carattere nazionale. Fra l'altro è anche giovane, ho scoperto che è più giovane di me, quindi questo è indicativo dello spessore e della qualità non solo dell'uomo ma soprattutto dell'insegno giurista. Grazie e buon lavoro. Diamo la parola al professore. Ringrazio il presidente dell'Utri. Il tema su cui devo intrattenermi io oggi
con voi è un tema con riferimento al quale il difensore civile non se la passa bene. E non se la passa bene soprattutto perché è questo un filo rosso che o comunque un motivo conduttore che è emerso dagli interventi che hanno preceduto il mio, in particolare da quello molto bello del caro amico Alberto Tedoldi, perché legislatore e giurisprudenza della Cassazione ovviamente sembrano aver dimenticato, ogni tanto se lo ricordano, e citerò due esempi in particolare in tal senso, ma prevalentemente sembrano aver dimenticato che il processo, la ragion d'essere, come dicevano i tedeschi, del processo è quella di attuare, tutelare il diritto sostanziale. Quando il processo diventa pura procedura, diventa, qui ci sono anche tanti avvocati altoatesini, no? Diventa appunto Selbstzweck, come dite voi, cioè fine a se stesso, allora sorgono molti problemi. Ed è quello che sta avvenendo ormai da un po' di tempo a questa parte, in particolare con riferimento alle impugnazioni più importanti nel nostro sistema, alle due principali impugnazioni ordinarie, non solo il ricorso in Cassazione, ma ahimè sempre di più anche l'appello, con riguardo alle quali il legislatore e la giurisprudenza, in un procedimento quasi osmotico, non si capisce fino a che punto chi sia di influenzare l'altra o l'altro, si sono innamorati e si baloccano con questioni, filtri, vagli di ammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sembrando quasi volersi disinteressare della fondatezza, del merito su cui si litiga. E questo lo diceva molto bene il presidente dell'Utri, introducendo questa parte dell'incontro pomeridiano, e questo rende la vita al povero, rende la vita al difensore civile, che già una vita non certo, è appunto sofferta, come si dice, non certo appunto gioiosa, e neppure ludica, purtroppo. Vorremmo giocare in tanti, ma qua è un gioco appunto sì, molto rischioso, rende la vita molto difficile. Tanto è vero che oggi è molto di moda, non saprei quanta validità abbiano atti del genere, li faccio quasi sempre firmare anch'io, di fronte a così particolari impugnazioni da proporre, particolari clienti, magari fare uno sconto sull'onorario, ma farsi dare liberatorie amplissime fino alla terza, quarta generazione di discendenti in ordinazione di responsabilità. Per dare un ordine al mio intervento, io andrò a concentrarmi su alcune specifiche questioni procedurali, dandovi, ma non ho nessuna pretesa di appunto elencare il Vangelo da seguire, ma dandovi quelle che secondo me potrebbero essere alcune direttive procedurali, almeno sono quelle che seguo io, ma non ho la pretesa che siano direttive corrette. Siamo tutti, come è ovvio e scontato, sulla stessa barca processuale sotto questo profilo. E venendo all'appello, il primo problema, ne accennava il presidente dell'Utri, riguarda questo nuovo articolo 342 CPC, di recente conio, che il legislatore ha preso nel dettare il quale, nel confezionare il quale, si è ispirato alla
alla disciplina della ZPO tedesca in particolare, anche qui però trapiantandola in modo come spesso fa il nostro legislatore quando si ispira a ordinamenti processuali stranieri, trapiantando, innestandola nel sistema italiano in modo pasticciato, in modo non sufficientemente meditato. E tra l'altro il vecchio 342 CPC, ma poi vedremo appunto cosa hanno detto le sezioni unite della Cassazione, era una norma che fondamentalmente problemi all'operatore giuridico, al difensore, non ne creava. Io sapevo che nel fare un atto di citazione dovevo individuare la vicenda processuale del primo grado, esporre il plot, naturalmente plot che arcuavo, trama che arcuavo alle mie censure che facevo alla sentenza di primo grado, e dopo c'era la parte relativa ai motivi d'appello, che avevano e hanno ancora oggi da essere specifici. Motivo d'appello vuol dire dialogare criticamente con la sentenza che impugno, quindi non me la posso cavare riproponendo puramente e semplicemente le difese che avevo svolto nel primo grado di giudizio, o limitandomi a dire che la sentenza è ingiusta e va riformata semplicemente perché è ingiusta. Il chiarimento, ma insomma era un chiarimento avvenuto ormai lustri fa, della giurisprudenza della Cassazione e anche della prevalente dottrina, è che il requisito della specificità dei motivi d'appello è un requisito, ieri come oggi, previsto appena di inammissibilità dell'impugnazione, con tutto quel che ne consegue e che tutti sappiamo benissimo. Con il nuovo 342... è subentrata, ma devo dire che qui insomma le sezioni unite hanno fatto abbastanza una chiarezza tranquillizzante, è subentrata però incertezza negli interpreti, no? Perché c'era l'appello che deve essere motivato, io devo individuare le parti della sentenza oggetto di riforma, tutto quanto previsto appena di inammissibilità. E con quel gusto ormai davvero quasi esclusivamente italico delle questioni e questioncelle di procedura, si sono subito sviluppate nella giurisprudenza di merito diverse teorie ricostruttive, no? Per cui c'era la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma che voleva addirittura una sorta di progetto, proposta di sentenza. La parte motiva dell'appello doveva essere in pratica la sentenza, una micro sentenza, insomma, la sentenza che ci si augurasse il giudice andasse a pronunciare. Diverse interpretazioni con riferimento alle quali, devo dire, la giurisprudenza di merito prevalentemente, prima dell'intervento delle Cassazioni Unite, delle Sezioni Unite del 2017, era però piuttosto appunto ragionevole, liberale. Non si era tanto innamorata del 342 CPC. Anch'io, ma come molti di voi, da avvocato, dovendo fare gli interessi del mio cliente, i primi anni di applicazione di questa disposizione, i primi mesi, eccepivo continuamente che l'appello avversario era inammissibile perché non rispettava i crismi previsti dall'articolo 342, non c'era, e me lo vedevo sistematicamente eccepire quando facevo gli appelli. Devo dire che questa eccezione, almeno per quanto riguarda la mia particolare carriera di eccipiente l'inammissibilità del 342, ha sfondato solo una volta e quindi è penetrata nella testa del giudice una volta soltanto. Ma ecco, cosa ha detto però la Cassazione alle Sezioni Unite, e oggi operativamente cos'è che dobbiamo tenere presente? Ha detto che in buona sostanza del progetto alternativo di sentenza manco a parlare, che l'appello va tendenzialmente fatto come si faceva prima, quindi un'esposizione accurata dei fatti, delle vicende processuali del giudizio di primo grado, una parte motiva
sono vecchie censure specifiche del vecchio articolo 342, ecco, con la precisazione, ma questo era uno scrupolo che i difensori civili subito avevano soddisfatto vedendo la nuova disposizione, che occorre individuare chiaramente ciò che si devolve al giudice d'appello, cioè l'oggetto dell'impugnazione, per cui normalmente si fa, lo faccio anch'io, c'è una specie di sommario, si fa una specie di sommario in cui, dopo aver esposto i fatti della causa di primo grado, si dice al giudice guarda che io impugno questa parte della sentenza di primo grado, chiedendo appunto queste modificazioni, e cosa volete, i più scrupolosi, i più maniaci, i più ossessivi, poi fanno una rubrica con cui ripetono sta cosa, fanno il motivo d'appello qui e ripetono alla fine il motivo d'appello la stessa solda. Quindi ciò che occorre però curare è l'onere, il rispetto dell'onere di individuare chiaramente ciò che si impugna. Ecco, questo qui bisogna stare però bene attenti, perché c'è una nutrita, poco conosciuta giurisprudenza di merito che evidenzia questo profilo che emergerebbe dal 342. Non dobbiamo mai dimenticarci, lo evidenzierò anche con riferimento all'altro profilo sempre drammatico per il difensore, che è il profilo davvero drammatico oggi nel giudizio d'appello, che è quello della devoluzione, di come si gestisce la devoluzione in appello. Dicevo, l'appello è un'impugnazione sostitutiva, per un giudizio di impugnazione a carattere sostitutivo. Oggetto del giudizio d'appello è la lite originaria, la controversia decisa dal giudice di primo grado, nei limiti appunto di quanto devoluto. Ciò comporta però che quando io faccio la citazione d'appello o l'impugnazione più in generale in appello, appello principale o appello incidentale tardivo, appello incidentale, oggi c'è anche l'appello incidentale condizionato, ahimè, di cui dirò qualcosa, è io l'oggetto della domanda, non devo mai dimenticarlo. Vale a dire che quell'appello, quando faccio le conclusioni, è volto, mira a incidere, accogliendole o rigettandole, sulla o sulle domande originarie, io quello lo devo sempre tenere presente quando faccio le conclusioni dell'atto d'appello. E questa è una giurisprudenza di qualche anno fa, può essere interessante, perché erano casi in cui la sentenza del giudice di primo grado, sentenza del giudice di pace, era una sentenza compresa in nome della Repubblica Italiana, popolo italiano, di mezza pagina. Accoglieva, respingeva il ricorso perché fondato o infondato. Motivazione di facciata, una motivazione assolutamente apparente. L'appellante fa impugnazione e nell'impugnazione fa appunto un'impugnazione molto colta, quindi cita la funzione della motivazione, la rivoluzione francese, l'articolo 6 della CEDU e il 111 della Costituzione, 20 pagine d'appello, la legge delle 12 tavole, e chi più chi ne ha, come mi ricorda il caro e coltissimo amico Alberto. Però quando va a concludere dice: per accogliersi l'appello, riformarsi la sentenza, appunto. Appunto. E certo, lo sappiamo tutti, lo sapete meglio di me, che il giudice deve interpretare l'atto guardando alla sostanza. E molto spesso gli si dice, quando ereditiamo cause di altri colleghi un po' meno bravi e dobbiamo un po' fare operazione di ortopedia processuale, diciamo: caro giudice, è una gran bravatosa, è un gran bravo toso, voleva dire questo, non voleva dire quello che ha detto. Ecco, però la procedura, il diritto processuale civile, deve servire al difensore a fare le cose, il difensore in procedura deve fare le cose chiare,
molto molto ben lineari per concentrarsi sugli aspetti fattuali veramente meritali della vicenda. E quindi lì il giudice d'appello non vuole sentire né santi né ragioni, proprio nessuna ragione, e disse: no, l'appello è inammissibile. L'appello è inammissibile perché io non vedo l'oggetto della domanda, non c'è l'oggetto della domanda. Ricorso in Cassazione. E la Cassazione ha confermato il dictum del giudice d'appello, per cui qualche acuto osservatore della dottrina ha detto: bisogna stare attenti a non tenere presente questo oggetto della domanda, oggetto dell'appello, che emerge, fa capolino da questo 342 redatto davvero in modo un po' pasticciato, e in realtà chi non tiene presente questo sbaglia tipologia di rimedio impugnatorio, come è stato detto in una sentenza di questi giudici di merito, fa un cassappello. Per chi è veneto trentino, rivolgere e giocare con il nome è più facile, insomma, è molto facile, fa un appellaccio, diciamo, ecco, da questo punto di vista. Quindi il senso del nuovo 342 è fondamentalmente una unite. Si fa quello che si faceva prima, con la cura di individuare formalmente l'oggetto dell'impugnazione. Ma oggi soprattutto il grosso problema è invece quello della devoluzione in appello. Devoluzione in appello che ha sempre avuto due disposizioni importanti di riferimento: il 342, di cui abbiamo già detto qualcosa, ma il 346, che è la devoluzione vista dall'angolo visuale, in particolare dell'appellato. Per cui le domande, le eccezioni non accolte in primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Questo è uno strumento delicato da gestire in appello, no? Soprattutto quando noi un tempo in primo grado avevamo vinto la guerra, ma perso diverse battaglie, quando il difensore, cioè, si vede risolvere sfavorevolmente una o più questioni e poi vince il merito della controversia. Prima dell'intervento recente delle sezioni unite, domande non accolte ed eccezioni non accolte erano incisi, letti come domande non accolte, ragioni della domanda disattese. Pensate ad un accertamento della proprietà in cui si invoca l'usucapione e in via subordinata l'accessione o la cessione invertita. Il giudice disattende la ragione della domanda invocata in via principale e accoglie invece, dà per buona, la ragione subordinata. Quella, prima dell'intervento delle sezioni unite, per la parte nettamente vincitrice, perché la domanda è accolta, era, a fronte dell'appello principale fatto dal convenuto, era un 346 CPC. Quindi io dovevo curare di mandar su la ragione principale della domanda che mi era stata disattesa dal giudice di primo grado. Questo mero onere di proposizione specifica portava per il difensore dell'appellato una serie di, insomma, benefici. Tanto non c'erano problemi di contributo unificato aggiuntivo, che non è mai male. Poi, ulteriore conseguenza, io l'onere di riproposizione, e anche qui poi vi segnalerò, ahimè, un'ordinanza che ha rimesso sotto questo profilo un'altra questione alle sezioni unite, l'onere di riproposizione, diversamente da quello di appello incidentale, poteva, e ancora oggi si dice, è assolto fino al momento dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Quindi, in questo caso, mi ero costituito tardivamente, avevo ereditato una causa d'appello da una precedente collega, da un precedente collega che non aveva gestito bene la devoluzione. Io l'onere di riproposizione, ancora oggi, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, però vi segnalerò
questa ordinanza di rimessione alle sezioni unite, è un onere che può essere soddisfatto fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Non c'è nessuna lesione del contraddittorio, perché sulla questione riproposta, sulla ragione della domanda o eccezione riproposta, c'è già stato contraddittorio in primo grado. Quella ragione principale, usucapione, è una ragione su cui ci sono state allegazioni, deduzioni e produzioni istruttorie, le parti hanno interloquito nel primo grado. Quindi è assolutamente ragionevole ammetterne la deduzione fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Quindi le domande non accolte erano le ragioni della domanda non accolte, disattese, oppure le domande dichiarate assorbite. No? Cumulo di domande, una subordinata all'altra, che le vecchie cause di intermediazione finanziaria, no? Accertamento della nullità del contratto, in subordine annullamento del contratto per errore, in subordine ancora la risoluzione per inadempimento del contratto. E poi abbiamo che il giudice dia per buona subito la prima, le altre sono assorbite, a fronte dell'appello avversario scatta l'onere di riproposizione della domanda assorbita. E le eccezioni non accolte erano le eccezioni sia disattese da parte di chi ha vinto, per la parte che poi ha vinto, sia le eccezioni assorbite, esplicitamente o implicitamente. Oggi però il quadro si è fatta inevitabilmente complicata dopo la, la conoscerete tutti, insomma, ma l'intervento delle sezioni unite, la sentenza è la 11.799 del 2017, nella quale, con una motivazione molto articolata che non sto certo qui a rivedere con voi, a me interessa la ricaduta operativa che il difensore civile deve tenere presente, la Cassazione ha detto che l'onere di appello incidentale, come se fossimo appunto in Cassazione, come se passassimo dal giudizio d'appello al giudizio di Cassazione, l'onere di impugnazione incidentale vale anche per le ragioni della domanda disattese, vale anche per le eccezioni non accolte perché disattese, e quindi l'onere di riproposizione si limiterebbe alle domande dichiarate assorbite o alle eccezioni in primo grado sicuramente dichiarate assorbite. E quindi le sezioni unite hanno incidentalizzato, espressione terribile, hanno incidentalizzato però l'appello, con tutto quel che ne consegue. Appello incidentale, con tempistica diversa, con redazione diversa, perché io i motivi li devo fare e li devo fare bene, con tempistica di proposizione diversa e con annesso e connesso eventuale aumento del contributo unificato. Uno potrebbe dire: il quadro è chiaro. Sì, il quadro con questa svolta giurisprudenziale, sì, è chiaro. Però su questo si innesta, o tutto questo si interseca con quella giurisprudenza sempre più problematica e sempre più innamorata della cosiddetta pronuncia implicita. Per cui, quando abbiamo pronuncia implicita, abbiamo comunque una pronuncia, abbiamo che il giudice disattende un quid e quello non va più con la riproposizione, ma va con l'appello incidentale. Il punto diventa molto delicato quando voi passate dall'appello al ricorso in Cassazione. Perché pensate a questa ipotesi. C'è tutta una serie di questioni di rito e di merito riproposte, ridevolute alla Commissione del giudice d'appello, e il giudice d'appello dice, mi fa una sentenza in cui si concentra su una determinata questione di merito e su quella questione basa la propria decisione. Che ne è delle altre questioni ai fini del ricorso in Cassazione? O ai fini, se la parte che ha vinto in giudizio d'appello deve fare il controricorso in Cassazione, ai fini dell'impugnazione incidentale, del ricorso incidentale in Cassazione? Perché se c'è pronuncia implicita, io ho l'onere di impugnazione.
principale o incidentale. E se si pronuncia implicita, le norme da invocare quando fabbrico il motivo di ricorso in Cassazione sono diverse. Perché se è pronuncia implicita, quello è un difetto di motivazione, fondamentalmente, da far valere con il numero 4, tendenzialmente, secondo me. E con il numero 5 state molto attenti, perché se avete la doppia conforme, il 348 ter, se mi hanno dato torto in primo grado e torto confermando la sentenza pure in appello, numero 5 è una via perigliosa. Se invece il giudice ha omesso di pronunciare, quindi non c'è pronuncia neppure implicita, in Cassazione la norma da invocare nell'articolazione del ricorso non è la motivazione apparente, non è il 132 numero 4 del CPC, difetto di motivazione. Io faccio così, quando in Cassazione invoco questo vizio, la pronuncia implicita priva di motivazione, faccio un numero 4 dell'articolo 360 e indico come disposizione di riferimento il 132 numero 3 o 4, quello per cui tra i guisti della sentenza c'è la motivazione, in relazione al 156,2 CPC, perché è un requisito extra formale che però, se non c'è, impedisce alla sentenza di raggiungere il suo scopo. Ma se invece non c'è una pronuncia implicita, neppure implicita, il vizio deducibile non è il difetto di motivazione, ma è l'omissione di pronuncia, quindi è il 112 del CPC. E guardate, oggi l'ultime propaggini giurisprudenziali ci dicono che l'assorbimento c'è solo quando il giudice davvero ce lo fa capire che c'è fuori dai denti. Ogni qualvolta io ho il dubbio che l'assorbimento possa non esservi, cautela impone, sempre che io sia in grado in tempo di farlo, lo strumento dell'impugnazione incidentale, che nella visione, poi in questa visione distorta soprattutto dell'appello che la giurisprudenza ha, devo dire poco aiutata dalla dottrina più recente in tema di impugnazioni sotto questo specifico profilo, abbiamo addirittura un onere di appello incidentale condizionato. E che, se voi ci pensate e provate mentalmente a scrivere queste cose qua, poi la procedura uno vede se gira o non gira quando lo scrive, l'atto, quando lo scrive e dice l'appello incidentale è condizionato, poi nelle conclusioni io come lo faccio funzionare? Ma se è condizionato, tipico esempio, caso di risarcimento del danno, il giudice dice l'AN c'è sicuramente, quindi c'è la condotta colposa o dolosa, però manca il nesso di causalità, oppure manca il danno non è provato. Vinci, e tu che hai vinto dici, ma ostrega di un giudice, potevi dirmi subito che non c'è il nesso di causalità? No, c'è il nesso. Sono vincitore pratico, mica posso appellare io la sentenza. Appella la controparte. Non c'è dubbio che il giudice sull'AM ha dato torto, quella è una ragione disattesa, e che io una volta, prima delle sezioni unite del 2017, avevo soltanto l'onere di riproporre specificamente ai sensi del 346. Oggi è sicuramente invece appello incidentale. Ecco, appello incidentale, secondo me, cosa faccio? Appello incidentale, non solo, ma appello incidentale condizionato. Ma condizionato a che? Se faccio appello accidentale con un altro accoglimento principale, quindi nella conclusione cosa devo dire? In via principale rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, che però mi ha dato torto su là, e quindi me la porto su in Cassazione, se ho devoluto anch'io la questione. E in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato. No, qui il condizionamento non c'è. Bisogna fare un appello incidentale e nelle conclusioni, a mio avviso, insistere in via principale sull'accoglimento dell'incidentale, sulla riforma della sentenza, e in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, a conferma della sentenza, rigetto dell'appello principale e comunque rigetto della domanda proposta.
Quindi la l'incidentalizzazione dell'appello crea al difensore, diciamo così, patenimi d'animo, soltanto nel congegnare gli propri atti di impugnazione, ma anche poi concretamente nello scrivere e nello sostanziare. Altro profilo, rilevante e piuttosto trascurato, trascurato, ma che c'è, dobbiamo sapere che c'è e stare attenti ad evitarlo, soprattutto chi difende o si trova a difendere enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che sono soliti dare gli atti o dare incarichi veramente quasi all'ultimo giorno o in zona Cesarini. Riguarda l'appello incidentale tardivo. L'appello incidentale tardivo è l'impugnazione proposta dalla parte legittimata ad impugnare, ma che nel momento in cui impugna avrebbe perso il potere di impugnare, ma lo vede risorgere in base a una sorta di principio di ritorsione, favor sentenze, ai sensi del 334, in ragione del fatto che l'altra parte, pur a essa soccombente, non si è acquetata responso del giudice e quindi ha proposto impugnazione. È classico caso, no? Ricevo l'impugnazione, mi notificano l'impugnazione, caso di risarcimento del danno, parzialmente accolta la domanda, una delle parti soccombenti notifica l'altra, l'atto d'appello, l'ultimo giorno utile per impugnare. Questo è un appello incidentale, se l'altra vuole fare appello incidentale, sarà un appello incidentale tardivo. E ricorderete che l'appello incidentale tardivo, diversamente dall'appello incidentale puro e semplice, è legato a un nesso di dipendenza rispetto all'appello principale, perché il 334,2 ci dice che se l'appello principale è dichiarato inammissibile, non infondato, l'appello incidentale tardivo perde, l'impugnazione incidentale tardiva e così anche l'appello incidentale tardivo perde efficacia. E la Cassazione da un po' di tempo a sta parte ci ha detto, con pronuncia a mio avviso criticabile ma problematica per il difensore, che l'inammissibilità di cui vi parla l'articolo 334,2 va letta come si dicesse inammissibilità e improcedibilità, quindi impugnazione inammissibile e improcedibile. Questa eventualità ha aperto il fianco alla tattica, ecco, che è bene non fare. Però è bene sapere che c'è, di quello che alcuni pratici molto accorti o che pensano di essere molto furbi chiamano l'appello cosiddetto civetta. Sì, l'appello cosiddetto civetta, che di solito fanno, quelli che lo fanno, provano a farlo, lo fanno in fori diversi da quelli in cui normalmente praticano, perché poi non ci si fa una nomea bellissima con l'appello civetta. Quindi se volete fare sperimentatori, fatelo, ma non a casa vostra, ma da altre parti. Tipico caso, no? La sentenza che ha dato ragione all'attore, al convenuto, però ha compensato le spese. La parte soccombente è lì che fa appello, e come mi insegnate voi stessi, la nostra regola aurea come difensori è mai fare oggi quello che posso fare domani, quando o la cancelleria all'ultimo minuto chiude o sono le 20:55, se poi le 21:01 un disastro per notificare via PEC, cioè la sta come un matto facendo l'appello, gli arriva, manca una settimana, forse 5 giorni alla scadenza del tempo dell'appello, arriva l'appello avversario. Per l'avversario che dice: io ho vinto su tutto, ho vinto pienamente, non capisco perché sto cavolo di giudice mi abbia compensato le spese. E quindi un appello robusto in punto di spese, ben articolato. Voi ricevete l'appello e dite: bellissimo, ero qui, tra l'altro scadeva il 31 luglio, quindi un disastro, le ferie, vedate le ferie, benissimo, perfetto.
mi ha fatto l'appello principale, ho l'appello incidentale tardivo. Quindi vi fissa tra l'altro anche un'udienza, come fanno, no, con lo specchietto per l'allodole, fissa anche un'udienza piuttosto in là. Quindi dite, fantastico, 20 giorni prima vado a costituirmi, mi costituisco telematicamente. Quindi fate l'appello incidentale tardivo, redigete l'appello e ve lo leggete, siete lì, no? Lo facciamo, non so, io come difensore non lo faccio quasi mai, anche porta nera, ma sono siete lì che scorrete avanti e indietro con le freccette e il computer e dite, ma che brava che sono stato, ma che bravo che sono, ma guarda, questo è un appello da Oscar, è una comparsa ad appello incidentale da Oscar. Tutto bene, andate a depositare telematicamente l'atto e vedete che la controparte non si è costituita. La mancata o tardiva costituzione dell'appellante 348 CPC è una causa di improcedibilità dell'appello, non di inammissibilità. Ma l'appello, anche l'impugnazione principale dichiarata improcedibile, ci dice nella sezione della Cassazione, è come l'impugnazione dichiarata inammissibile e quindi porta con sé l'inefficacia dell'impugnazione incidentale e tardiva. A me sono capitati due casi, già, di appelli strani, tra l'altro ho dato consiglio nella causa, non avevo gestito la causa di primo grado, ma l'avvocato mi viene qua e dice, questo qua mi fa l'appello solo sulle spese, non si era costituito, non si era costituito. Quindi è questa un'insidia procedurale che il consiglio è, non fatela. Se volete fare gli sperimentatori, i pirati Morgan, i bucanieri, fatela in un altro foro da quello che quotidianamente o di regola praticate, ma è questa un'insidia procedurale aperta da questo orientamento della Cassazione. Ho ancora 5 minuti, anche 10. Altra precisazione importante, e guardate, questo è un orientamento che forse, due orientamenti che forse sono sfuggiti un po' alla pratica, al pratico, ai pratici. Ve li segnalo perché sono preziosi da un punto di vista operativo. Il primo, domande restitutorie che sorgono in ragione dell'appello accolto. Classico caso, no? Opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice vi dichiara provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo o vi rigetta l'opposizione, voi pagate in pendenza d'appello, poi fate appello. E nel fare l'appello chiedete al giudice d'appello di accogliere l'appello e di condannare la controparte alla restituzione di quanto conseguito sulla base della sentenza di condanna o della sentenza che ha ridato l'opposizione che il giudice d'appello va a riformare. Due, la controparte non contesta, anzi, dato che è stato tutto pagato, tanto è vero che non chiedete neanche la sospensiva dell'esecuzione, che poi appunto parlo anche per diretta e recente esperienza, se impugnate una sentenza di opposizione, una sentenza che rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo, rischiate di dovervi sentire dire dal giudice d'appello che la sospensiva è inammissibile perché la sentenza di rigetto dell'opposizione è una sentenza di mero accertamento e il titolo esecutivo del decreto ingiuntivo è attaccati al carro, sì, hai l'opposizione all'esecuzione per far valere cosa. L'avvocato, l'amico e valoroso collega avvocato Andrea Mantovani lo sa che era dall'altra parte in quel frattempo. Ma comunque chiudiamo la parentesi. E due però, due eventualità. Udienza di precisazione delle conclusioni. Siete stanchi,
mandate qualcun altro, non potete andare, vi fate sostituire, fate, depositate l'udienza, il foglio telematicamente, andate lì davanti al giudice d'appello, vi dimenticate però di riproporre la domanda. E quindi accogliersi l'appello, riformarsi la sentenza, rigettarsi le domande proposte, ma non c'è la condanna alla restituzione di quanto controparte ha ricevuto con la sentenza che andrà a essere riformata. La fate cioè nella citazione d'appello, ma non la riproponete nell'udienza di precisazione delle conclusioni. Oppure fate l'appello, date atto che la avete già pagato, ma non fate l'esplicita domanda di restituzione delle somme ottenute indebitamente sulla base della sentenza riformata. Cosa fate? Cioè, cosa fare? Prima ipotesi, voi lo sapete meglio di me, no? È vero che la giurisprudenza ci dice che io, per vedere le istanze delle parti, cosa le parti veramente chiedono, devo guardare il comportamento complessivo, la complessiva attività processuale. Ma voi sapete meglio di me che il giudice di merito, quando non vede qualcosa riproposto all'udienza di PC, la prima cosa che fa è dire: non hai riproposto, hai rinunciato, quindi non decido. Quindi il rischio nella prima eventualità, pago in pendenza del termine d'appello, chiedo nella mia citazione d'appello la domanda restitutoria, la formula, ma poi non la ripongo all'udienza di PC, il rischio è che il giudice d'appello mi dica: me ne frega niente del complesso dell'atto, hai dormito, lo dice anche ghignando magari, il cliente dice: sa, avvocato, com'è sta roba? Ma gli avevamo fatto la domanda, perché uno che legge lì, vabbè, pazienza, bisogna partire, fare un decreto ingiuntivo. Oppure l'altra eventualità 2, voi vi dimenticate di chiederla in appello, perché magari fate l'appello all'ultimo momento, all'ultimo giorno, notificate, insomma, non fate la domanda restitutoria e poi dite: non l'abbiamo fatta, la faccio. Si può fare all'udienza di precisazione delle conclusioni, o se me ne sono accorto prima, alla prima udienza a verbale, ex articolo 350 davanti al giudice d'appello. Guardate che fino al 2016 la giurisprudenza diceva no. C'è però una sentenza molto interessante e, mi avviso, anche condivisibile nella sua trama argomentativa, la quale, ve la segnalo se non lo conoscete, è la Cassazione numero 2819 del 2016, che dice due cose che al difensore possono servire molto in questo frangente, e da quello che mi risulta apre anche uno scenario che però non è stato ancora, apre vie non ancora battute dalla giurisprudenza. E dice anzitutto che se voi avete fatto la domanda è stata fatta nella citazione d'appello, è stata riproposta nella precisazione delle conclusioni, e il giudice d'appello, nel far la sentenza, ha omesso di pronunciare sulla domanda restitutoria accogliendo l'appello, il rimedio, un po' come quando il giudice si dimentica di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese ai sensi del 93 CPC, il rimedio non è l'impugnazione, che è dichiarata inammissibile, ma è anche questa l'istanza di correzione, che è molto più comoda, vi risolve tanti problemi, soprattutto se dall'appello passate, dovreste andare in Cassazione per sta cosa. Ma dice anche di più, questo non è stato, a mio avviso, adeguatamente evidenziato, dice che il potere del giudice di ordinare le restituzioni in ragione dell'accoglimento dell'impugnazione, l'accoglimento dell'appello, è un potere ufficioso, cioè un potere che deriva dal fatto che, ex articolo 336,2 CPC, l'accoglimento dell'impugnazione ha resettato tutto quanto su quella sentenza era avvenuto. Per cui, se voi non l'avete riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, quella domanda, o se l'avete fatta
fatta formalmente, pur dandosi atto agli atti che c'era stato il pagamento in pendenza dell'appello, voi nella conclusionale, financo nella replica, potete stimolare l'esercizio del potere officioso in tal senso da parte del giudice. Un'ultima eventualità, chiudiamo così con un po' di ottimismo, cioè un profilo in cui la giurisprudenza, dopo rivolgimenti, contorcimenti e contorsioni, si è dimostrata, a mio avviso, anche in questo caso ragionevole. E attiene, vedete, non so, probabilmente è oggetto di una qualche relazione nelle sessioni separate di oggi o di ieri, ma attiene al tema che per il difensore è sempre problematico sotto diversi profili, della cancellazione della società dal registro delle imprese. Anche perché è del rapporto tra la procura, maleliti, tra lo ius postulandi del difensore. Pensate no, al caso classico, giudizio di primo grado, che vi dà la procura il rappresentante legale di una certa, di una determinata società, e si svolge durante tutto il giudizio di primo grado, il giudizio di primo grado si conclude con una sentenza per voi sfavorevole, voi fate appello, vi arriva il rappresentante legale della società che vi firma la procura alle liti. Voi fate l'appello, lo fate sempre per questa società qui, il quale poi vi dice: a proposito, scusi, avvocato, non sono andato di dirle che noi ci siamo cancellati. Sì, sì. Ma quando, scusi? Ma eravamo un po' prima dell'udienza, prima delle conclusioni. Ma perché non me l'ha detto? Ma la roba commercialista. Ci siamo cancellati. Il problema è, voi avete fatto l'appello sulla base per conto di un soggetto tumulato da un punto di vista giuridico e da un rappresentante legale che non c'era più. Quella procura, quindi, diceva la giurisprudenza, fino a 2 anni fa era totalmente inammissibile, era tutto inammissibile. Oggi, dopo l'intervento delle sezioni unite della Cassazione, se la procura in primo grado, data ancora dal soggetto giuridicamente in vita, era buona, e come avviene la maggior parte delle volte si estende anche alle fasi e gradi successivi del giudizio, quella per quanto riguarda l'appello salva capra e cavoli. Quindi è invalida la procura data per il giudizio d'appello, ma è valida la procura data in precedenza, e la situazione di quel soggetto, di quella società cancellata dalle imprese, c'è la fictio che si considera da questo punto di vista esistente ancora con riferimento a quell'appello. Ecco, con la precisazione però che qui non salva niente questa giurisprudenza, quando dall'appello voi passate al ricorso in Cassazione. Perché per il ricorso in Cassazione cioè la procura ad hoc, la procura speciale, e quindi una procura siffatta non vale a darlo ius postulandi, rendere il ricorso inammissibile, e non può essere, non ci può appellare alla procura data in primo grado. Il tempo non è che tiranno, però appunto sono rimaste fuori tanti profili. In particolare io volevo dire qualcosa su questo benedetto requisito che la Cassazione ha fatto scaturire dal sistema, per cui quando riceviamo una notifica della sentenza via PEC che impugniamo in Cassazione, noi dobbiamo autenticare, no, la sentenza. Adesso autentichiamo tutto, anche lo scontrino del caffè, no? Però ci sono tante sentenze notificate via PEC non autenticate, che giacciono davanti alla Suprema Corte. Non so se giaceranno, nel senso che i ricorsi verranno fulminati come inammissibili. Qui ci sono due o tre problemi specifici
che però davvero non c'è il tempo di affrontare, perché si ruberebbe tempo a, si ruberebbe appunto tempo a chi parla più avanti. Ecco, e poi allora interloquiremo, perché c'è, secondo me c'è un profilo particolare, per sapere cosa ne pensa lei. E quindi ho abusato sin troppo della pazienza e vi ringrazio. Non è il professore che ha abusato, ma siamo noi che abbiamo abusato della sua sapienza e della sua conoscenza e ne abbiamo approfittato. Domande, chiarimenti, qualche aspetto specifico? Prego, possiamo farlo. Non è una sezione unica. Ah sì, la ultima, sì, certo. È la... allora, sono due, due delle sezioni unite, quella sulla attività del mandato. La prima è la 15.295 del 2014 e la seconda, sempre sezioni unite, e l'altra è una sezione unite che, se non lo sapete, ve la segnalo, perché ormai salva la validità di procure alle liti date anche in modo più strambo e strampalato possibile, che è la numero... 4.909 del 2016. È una sentenza che ha un grande favor nei confronti della procura alle liti, che riduce molto il tema, le dispute sulla validità e invalidità della procura. Io ne avrei una. Prego. Però dovresti in qualche modo anche farla sentire. Ecco, congelata. Nel caso in cui il pagamento delle spese di lite del primo grado siano avvenute dopo la notifica dell'appello, quindi che cosa succede? Perché nell'appello io non ho chiesto la domanda di restituzione e poi chiedo, perché mi è venuto il problema, un posto il problema, di decisione d'appello il giudice dovrebbe decidere anche sulle spese del primo grado. A quel punto va, se io non l'ho chiesto, va da compensazione. Domanda che mi sono fatto. Allora, avete capito la questione? La domanda è: se io pago in pendenza d'appello, ad esempio dopo che mi ha rigettato la sospensiva il giudice, posso richiedere al giudice d'appello la condanna restitutoria? Posso porre la condanna restitutoria? Assolutamente sì, perché se seguendo il ragionamento della Cassazione del 2016, io sto stimolando in capo al giudice l'esercizio di un potere ufficioso e quindi il giudice potrebbe esercitare anche indipendentemente da un'istanza di parte. Però se io non faccio niente, non richiedo alcuna istanza e il giudice poi accoglie l'appello, il problema è: posso compensare? Potrei porre un problema di compensazione con le spese. Questo, a mio avviso, non può che passare preliminarmente, però, perché se il giudice non ha deciso, e non ha deciso non perché ha omesso di pronunciare, ma perché non ha proprio esercitato il potere e io non l'ho sollecitato a esercitare questo potere, quella sentenza è un po' difficile trovargli il capo esecutivo. Chiaro, con riferimento alle spese. Cancelliere, su una sentenza del genere, la clausola di provvisoria esecuzione già non la darà mai. E allora questo meccanismo che lei ha evocato presuppone che io faccia correggere la sentenza, faccia inserire il capo condannatorio e poi eventualmente compensare. Altre domande? Non c'è nessun altro, e allora chiudiamo la sessione anche per dare
facciamo un quarto d'ora, diciamo per le 17:30, così il tempo un attimo di rifocillarci un po' tutti, e poi riprenderemo con la terza sessione. Grazie, grazie a tutti voi. Gli iscritti sui singoli, quindi non ti prenderebbe. E non riesco adesso a cambiare. No, figurati, ma io lo posso fare così, poi. Tu scrivi dopo te le carte. Sì, grazie, tutto posto. Ottimo. Buona continuazione. Buona salute. Si aiuta a tenere la linea. Elimina le tossine, quelle cose lì, esatto. Mica. Com'è andata oggi la festa? Bene, benissimo. Ho fatto un salto, l'ho vista lì un attimo. No, io avendo mia moglie che non c'è. Potremmo anche, che dici, un cenno, perché sennò poi così non si fa neanche tardi. Tanto. Bene, pian pianino ricominciamo i lavori, tanto più che introduco il prossimo relatore, così intanto tutti potranno accomodarsi. Dunque, l'ultima relazione di questa sessione dedicata alla procedura civile, per la prima volta, almeno nei convegni che abbiamo organizzato a Trento, il diritto telematico entra a far parte della procedura civile, che è una cosa a cui dovremo abituarci, ci stiamo abituando all'utilizzo del telematico per le notifiche, per i depositi, e non siamo ancora del tutto abituati a tutti i formalismi che la norma impone per questo genere di attività. Sentimenti contrastanti, vorremmo tutti che la giurisprudenza, quantomeno ne hanno parlato i professori, i relatori prima, di come la giurisprudenza è in grado di modificare, e tutti noi auspichiamo che questi formalismi così rigidi vengano un po' abbandonati, vengano un po' mitigati, e dall'altro canto, appena vediamo che la nostra controparte ha commesso un errore in una notifica, ci sfreghiamo le mani pensando di poter così riuscire a trarre un beneficio dall'errore altrui. Dunque, i formalismi sono stati introdotti sin da principio, ovviamente a livello normativo, dalla prassi. Tutti ricorderete le prime certificazioni di conformità lunghissime che richiamavano le norme, poi pian pianino ci si è resi conto che, così come il cancelliere o l'ufficiale giudiziario con un bel timbro conformità attestano la conformità dell'atto, della copia all'originale, allo stesso modo anche noi ci siamo resi conto che non serve più fare una lunga formula per dare validità all'attestazione di conformità. Oggi con l'avvocato Vitrani di Torino, da tempo si occupa di questa materia, fa parte del gruppo di lavoro del FIF, la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense. Credo che tutti voi conosciate la fondazione, conosciate il sito, che è per gli avvocati.it, non più. FIF.it, ecco, però vale ancora perché l'ho vista pochi giorni fa. Non è aggiornato, diciamo. È un sito molto interessante, tratta tutti i temi dell'innovazione, quindi tutti i temi telematici. Ho visto un ultimo
studio sul pignoramento telematico delle quote sociali, andate a vederlo perché c'è sempre qualche studio interessante. E questi studi, oggi c'erano tre relatori che fanno parte del gruppo di lavoro, perché oltre all'avvocato Vitrani c'erano l'avvocato Micozzi e l'avvocato Reale, che hanno tenuto una relazione nella sessione relativa al processo telematico. Chiudo. Tutti i timori di questi formalismi estremi portano ovviamente spesso a degli errori, a degli scivoloni. Oggi speriamo che l'avvocato Vitrani ci dia una parola di conforto e riesca a spiegarci come in alcuni casi è possibile confidare nel in base al principio del raggiungimento dello scopo, confidare che anche un errore possa non portare a una nullità, a un'inesistenza. E adesso vedremo quali sono le conseguenze di questi scivoloni. Passo la parola all'avvocato Vitrani. Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per l'invito. Vado subito al dunque, per non perdere tempo. Allora, il processo telematico è una innovazione con cui ormai, diciamo forzatamente, abbiamo a che fare tutti i giorni. Vi posso dire, certo che genera, immagino che in alcuni generi, la nostalgia della carta. Vi posso dire, e ne sono sicuro, che genera la nostalgia della carta, e poi vedremo dove nascono i conflitti. Nascono i conflitti dove la regolamentazione di un deposito telematico, della scambio, della trasmissione di documenti digitali è stata normata come fosse la carta. Allora, pensare alla carta come il digitale non è il massimo e genera quei problemi che andremo a vedere. E certo vi posso dire che dall'altro punto di vista, ve lo dico per esperienza, riuscire a, non so se siete stati fortunati come è capitato a me, ma riuscire a depositare un ricorso per decreto ingiuntivo alle 8 di mattina, a vederlo concesso alle 11:30 e riuscire ancora a fare le copie esecutive, notificare per via telematica lo stesso giorno e dopo 10 giorni caricare il pignoramento col cliente che ti dice fatemi il pignoramento velocemente perché se no magari quel credito sparisce, comunque è una cosa che si può fare solo grazie al processo telematico. Col processo cartaceo bisognava aspettare che il decreto ingiuntivo venisse repertoriato, che scendesse dalla sezione per andare dal cancelliere, lo dico perché a Torino il tribunale è su più piani, e quindi questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo, e mi riallaccio a quello che dicevano i relatori prima che mi hanno preceduto, e che purtroppo il processo telematico che approda in Cassazione, purtroppo, e adesso lo vedremo, diventa un po' la patria del formalismo, diventa un modo per molto spesso risolvere i processi sulla base di rilievi formali e non scendere nel merito. Vediamo, ho impostato diciamo la relazione su una carrellata di giurisprudenza su alcuni aspetti. Sono tutte sentenze recenti, sono anche ricorrenti, per cui io ve ne cito alcune, magari c'è quella più recente uscita ieri perché così funziona in molti aspetti, ma vi delineano un orientamento il mio obiettivo è farvi capire questo orientamento. Allora, scindo in due parti, le notificazioni per via telematica e poi vi parlerò anche un pochetto dei depositi telematici. Primo grande problema, lo diceva il professore prima, il tempo, ne ha accennato prima, alle 20:55 corriamo a fare la notifica, perché anche qui è il primo esempio di carta che si traduce in digitale e qualcosa ci suona strano, perché abbiamo l'articolo 147 del codice di procedura civile che dice che le notifiche non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. E poi abbiamo l'articolo 16 septies
che dice che il 147 si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando eseguita la notifica dopo le ore 21 si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo. Quindi questo strano meccanismo, tra l'altro è simpatico, ve lo dico, quando è stata emanata questa norma, perché poi si erano aperte anche le scommesse su questa cosa, quando è stata emanata questa norma, nella prima versione che era uscita del decreto legge, prima della conversione, avevamo l'articolo 16 sexies e l'articolo 16 opties. Si erano dimenticati il septies, non c'era, dal sexies si passava all'opties. E nelle bozze c'era questo. Allora abbiamo cominciato a scommettere sul fatto che cosa volesse dire questa dimenticanza. Sono rinsaviti, hanno detto che tutto sommato la PEC che arriva a mezzanotte non disturba il notificato, perché non gli disturba il sonno come l'ufficiale giudiziario che li va a bussare a casa ed entra in casa sua. Invece no, poi ce la siamo ritrovata, per cui è rimasta questa norma per cui il sonno del notificato va tutelato anche dall'arrivo delle PEC, cioè la PEC è temporizzata. Noi sbagliavamo evidentemente quando dicevamo ai primi corsi sul processo telematico che la PEC non va in vacanza. Forse è vero che la PEC non va in vacanza, ma va a dormire evidentemente, e ne abbiamo preso atto. Dopodiché qua ultimamente si apre un conflitto, perché la Corte d'Appello di Milano ha sollevato la questione di costituzionalità. Non è ancora stata decisa dalla Corte di Cassazione, scusate, dalla Corte Costituzionale, dicendo che l'articolo 147 del Codice di Procedura Civile non è dettato a tutela del riposo del notificante, quindi non deve dormire sonni tranquilli, come ci dicevamo prima, ma a tutela del domicilio, della tranquillità e del riposo del notificato. Quindi sarebbe opportuno distinguere le due differenti posizioni di appellante e appellato, qui era il caso dell'appello, al fine di garantire un bilanciamento degli interessi e al fine di tutelare sia appunto il povero notificato, lo facciamo dormire bene, ma direi anche il notificante, che tutto sommato quando fa una notifica vorrebbe andare a dormire tranquillo pure lui, senza aspettare la PEC delle 21.01 piuttosto che delle 20.59. E allora fornisce questa lettura costituzionalmente orientata, che vedremo cosa dirà la Corte Costituzionale, che dice che nel caso in cui il notificante proceda alla notifica, l'ultimo giorno utile gli deve essere riconosciuto per intero, fino alla mezzanotte del giorno stesso. Il problema qual è? Qualcuno ci ha provato, una Corte d'Appello di Firenze mi pare, a dire vale anche in questo caso la scissione dei momenti della notifica, cioè per il cosa vorrebbe dire? Vuol dire che la ricevuta di accettazione, quindi la PEC di invio, deve partire entro le 21 e quello basta per perfezionare la notifica, essendo irrilevante la ricevuta di consegna. In realtà 20 giorni fa la Corte di Cassazione, non è sezioni unite, è la sesta sezione, qua non è indicata, ma dice chiaramente che la norma innanzitutto non si cura minimamente della questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'Appello di Milano, e dice che invece l'articolo 16 septies non prevede questa scissione, per cui la notifica deve perfezionarsi obbligatoriamente entro le 21, anche quindi con arrivo della ricevuta di consegna. Quindi la notifica perfezionatasi con recapito della ricevuta di consegna dopo le 21 è tardiva. In attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, ci sono commenti che dicono che la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'Appello di Milano è fondata, altri dicono di no, tocca attendere la Corte. Beh, il consiglio a sto punto è: fate tutto prima delle 21 e dedicatevi ad altre attività notturne e non pensate alle notifiche, evidentemente. Ma il consiglio che vi do comunque, anche dovesse pronunciare la Corte Costituzionale, siccome entro le 21 potete fare la notifica telematica, ma siccome la notifica telematica può anche non andare a buon fine perché il destinatario magari c'ha la casella piena, e siccome non esiste una forma di 140 telematico,
Io dico, prima di sudare freddo e di andare a scomodare altri istituti giuridici, che imputabilità, non imputabilità, rimissione in termini e quant'altro, magari anticipiamola veramente la notifica, stiamo più tranquilli, ecco, lo dico, non è un discorso in diritto, ma è un discorso in sanità corporea e mentale. Dopodiché si apre tutto il problema della nullità, irregolarità, inesistenza della notificazione, e qui veramente la Corte di Cassazione, adesso andremo a vedere, si è sbizzarrita in tanti tipi di approcci, spesso anche non molto coerenti tra loro. Le norme di riferimento quali sono? Le norme di riferimento sono l'articolo 160 del codice, che ci dice che la notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, non parliamo evidentemente di copia, nella notifica telematica, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data. E poi abbiamo il grande ventaglio di nullità che prevede l'articolo 11 della legge 53 del 94, no, la legge sulle notifiche improprio, che non sto a leggervela tutta, ma fondamentalmente dice qualsiasi cosa sbagliate rende la notifica nulla. Non l'ho messa qui perché non mi sembrava il caso, ma mi è capitato di vedere un paio di sentenze che dicono che se nell'oggetto non si scrive notificazione ai sensi della legge 53 del 94, la notifica è nulla. Cioè, se si scrive ai sensi della 53 del 94, la notifica è nulla. Cioè, rendiamoci conto, prima si parlava di diritto a una decisione nel merito, ecco qua ci allontaniamo leggermente da quella visione. Ci sono, allora, alcuni problemi sono effettivi e ve li posso dire per esperienza vissuta, altri non sono effettivi. Un grosso problema sono gli indirizzi PEC multipli. Si stimava nel 2014 che ci fossero circa 140.000 indirizzi PEC duplicati. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando alle società è stato imposto di dotarsi di una PEC, il Ministero dello Sviluppo Economico, con grande lungimiranza devo dire, ha detto: ma sì, basta che indichiate qualunque PEC. E allora cosa hanno fatto tante società? Quale PEC hanno indicato secondo voi? La PEC del commercialista, ovviamente. E quindi abbiamo tutta una serie di società che hanno indicato la PEC del commercialista, altre che hanno, altra cosa aggravante, ai conservatori del registro delle imprese fino a un anno e mezzo fa non veniva dato nessun potere, nessun compito di verificare che quell'indirizzo PEC non fosse attribuito ad altri. Quindi, che ne so, alfa@pec.it lo registrava la società di Torino e poi andava la società di Bari che registrava un alfapec.it, due indirizzi uguali, e attivi, non attivi, chi riceveva, chi leggeva. Allora qui è questa giurisprudenza che vedete nella slide, è figlia ed è prosecuzione di due sentenze gemelle della Corte d'Appello di Bologna del 2016, mi pare, che dicono che qui si parlava del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare. Notificato un indirizzo PEC attribuito a due società diverse, non può considerarsi validamente notificato perché vi è incertezza sul soggetto che abbia ricevuto la notifica, perché quella PEC è intestata a più società. Chi l'ha letta? L'ha letta la fallenda o l'ha letta un'altra? Non l'ha letta nessuno? Chi lo sa? Allora qui io cerco di darvi anche qualche consiglio pratico su come approcciare il problema. Consiglio pratico, facciamo la prova del 9, la prova del 9 su INIPEC. INIPEC, ricerca dell'indirizzo internet, molti di voi, scusate, l'indirizzo di PEC, cosa facciamo? Mettiamo codice fiscale della società e ci viene restituito l'indirizzo PEC. Qual è la prova del 9? La prova del 9 è ritornare su INIPEC e non mettere il codice fiscale, ma mettere l'indirizzo PEC. Se voi quell'indirizzo PEC che vi è appena stato restituito lo inserite, allora con quell'indirizzo PEC l'INIPEC vi dice a quanti soggetti è intestato. Se è intestato a più soggetti, vi consiglio di astenervi dalla notifica a mezzo PEC.
e ovviamente ritorniamo a quello che dicevamo prima, controllo da fare prima delle 21, perché altrimenti non andate da nessun'altra parte a notificare, a meno di non forzare l'ufficio postale, ma penso che non sia possibile. E quindi quello può essere un controllo che ci salva in molte occasioni. Altra nullità, i pubblici registri, perché, e qui arriviamo a un argomento molto spinoso, dove abbiamo anche un concorso di colpa, per non dire di dolo, delle pubbliche amministrazioni. La notifica fatta a un indirizzo PEC non reperito sui pubblici registri è nulla. Notifica che magari è tranquillamente arrivata al destinatario, se il destinatario si costituisce ovviamente sana, se non si costituisce è nulla. Per il privato, per l'avvocato non è un grande problema, il grosso problema sono le pubbliche amministrazioni. Perché? Perché le pubbliche amministrazioni, tra l'altro anche qui una visione lungimirante del legislatore, fino al 2012, vado a memoria, fino al 2013 non mi ricordo, no, fino al 2012, mi pare, 2013, la notifica si faceva agli indirizzi PEC che si trovavano sull'indice delle pubbliche amministrazioni, il famoso IPA, dove ci sono tutti gli indirizzi PEC, anche di più. Il legislatore, accogliendo le istanze della pubblica amministrazione, che diceva ce ne sono troppi indirizzi, allora poi magari l'avvocato notifica all'INPS, deve notificare all'INPS di Torino, ma notifica una PEC di una sede territoriale che non sa nulla di notifiche, si tiene la notifica lì, non sa cos'è, e noi non riusciamo a leggerla in tempo e non riusciamo a costituirci. Allora il legislatore, accogliendo questa istanza, dice va bene, istituiamo il cosiddetto registro delle pubbliche amministrazioni, che sta è consultabile solo previa autenticazione forte con certificato sulla smart card, che sta sul portale della giustizia telematica, sul PST, e quindi su quello entro novembre 2014 tutte le pubbliche amministrazioni si dovevano censire, e così tutti quanti avremmo avuto l'indirizzo PEC a cui notificare gli atti verso una pubblica amministrazione. Problema: questo termine non aveva una sanzione. Risultato: si sono censiti tutti sul registro PA? No, tantissimi non si sono censiti. Però anche qui devo dire la colpa, vabbè, molti hanno tralasciato l'incombente, ma anche stavolta il legislatore ci ha messo del suo. Perché? Perché ha pensato di strutturare bene un meccanismo per cui l'attribuzione dell'indirizzo PEC è vincolata da un leggero problema, da un codice fiscale. Quindi a un codice fiscale corrisponde una PEC, e allora se prima gli indirizzi PEC erano troppi per l'INPS, per quella degli altri soggetti, adesso sono pochi, perché l'INPS dovrebbe dare tanto faccio l'INPS perché è il caso più eclatante, dovrebbe dare un unico indirizzo PEC che vale per tutte le INPS d'Italia. E quindi, per carità, al giorno d'oggi anche l'INPS poteva organizzarsi creando una piattaforma di smistamento delle notifiche, non è difficile, ma comunque ha avuto gioco facile a dire: uno, questo sistema è illogico, due, tanto non c'è la sanzione e chi se ne importa. E quindi anche qui, se non trovate l'indirizzo PEC su Inipec, la via è quella dell'ufficiale giudiziario, sempre con controllo da fare prima delle 20, diciamo, o la chiusura dell'ufficio postale, consiglio. Poi abbiamo assistito alla, fortunatamente, lo diceva l'amico Michele, a una rivitalizzazione del principio del raggiungimento dello scopo. E va bene, perché questo ci salva in tante occasioni. Quindi è un'ipotesi molto applicata: se l'atto raggiunge lo scopo, c'è la sanatoria di eventuali nullità.
addirittura, solo vedere, sì, infatti, la Cassazione, qui dopo sulla firma digitale, andiamo a vedere, vi faccio vedere un'altra cosa, perché sembra che la Corte di Cassazione, a seconda di dove si metta la firma, piace o non piace. Comunque, l'assenza di firma sulla relata di notifica, tutto sommato, ci dice questa sezione lavoro del 12 dicembre 2017, vabbè, non rende l'atto giuridicamente inesistente, perché l'appartenenza dell'indirizzo PEC all'avvocato munito di procura idoneo a ricondurre con certezza quest'ultimo alla paternità della notifica, e quindi la nullità non può essere dichiarata se la notifica ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario. E vabbè, quindi manca la firma sulla relata, c'è dalle altre parti, ma sono d'accordo, è corretta questa decisione. Quella che avrebbe dovuto avere un riesame, non ce l'ho avuto, adesso vi dico perché, e questa sentenza del 18 aprile 2016 delle sezioni unite, questa, la 7665, che è stata accolta con favore. Io adesso mi permetto di farle una leggera critica a questa visione, perché ci dice che affronta il tema del mancato rispetto delle specifiche tecniche. Nel caso di specie era, mi pare, un appello notificato non in formato PDF ma in formato DOC. Allora dice la sezione unite, dicono l'atto formato DOC notificato, che ci interessa, l'avvocato ricevente e il giudice lo leggono, mica ci sono problemi, l'atto ha raggiunto lo scopo, che è quello di farsi leggere, di potersi difendere, e addirittura, come si dice, mettendoci in termini, diciamo, di carte da gioco, ci ha messo il carico dicendo che è addirittura inammissibile l'eccezione relativa a un vizio procedimentale quando chi lo solleva non abbia dedotto il vizio che lede il diritto di difesa. Allora qui apro una parentesi che riguarda un discorso, e tra l'altro la Cassazione Sezioni Unite, quella la 10266 del 18, recentissima, che ha detto, che ha impiegato circa 18 pagine per dire che l'acqua è liquida, cioè per dire che le firme PADES e CADES sono uguali, non ha esaminato questa questione che le è stata devoluta perché ha detto è assorbita. Allora, intendiamoci, qual è lo scopo di un atto giudiziario? Lo scopo di un atto giudiziario, secondo me, è certamente la lettura nei vari gradi del processo, ma ce n'è un altro di scopo, cioè che l'atto giudiziario, documento informatico, si legga non ora che lo notifico, ma si legga magari fra 7 anni che il processo arriva in Cassazione. E allora qua apriamo un altro mondo. Apriamo il mondo del documento informatico, e qui parliamo di informatica vera, e della differenza dal documento analogico. Il documento analogico, o meglio, la conservazione e l'archiviazione del documento analogico, da cosa è garantita? Da supporto. Vi basta conservare questa carta e avrete conservato il documento analogico. Esempio che faccio sempre. Sapete perché gli protocolli hanno quella forma lì? A voi non, a Trento non l'ho ancora detto, forse qualcuno lo sa, ma comunque ve lo dico. Il protocollo, sapete che è un po' più alto sopra e un po' più largo il bianco, è una forma dettata per la conservazione dell'atto, perché i protocolli dove vanno generalmente? Pensate ai notai, vanno nelle cantine, chi c'è? I topi. Allora il topo che va a mangiarsi i fascicoli archiviati passa sopra, allora a meno che non decida di suicidarsi cadendo, mangiandosi l'intero faldone e quindi sgranocchiando tutto, sia vorace, sgranocchierà un po', passerà oltre e intaccherà solo il bianco. Non sia una pantegana veneziana. Oh, ecco, magari, esatto. Devo citare, ecco, no, giustamente, professor mi dice, devo citare la foto. Allora, chi mi ha raccontato questa cosa è il professor Panzani, che molti di voi conosceranno, è stato presidente del Tribunale di Torino, ora è presidente della Corte d'Appello di Roma. È stato in Cassazione, a Venezia non c'è mai stato, quindi probabilmente non gli è mai capitato di vedere, o comunque il protocollo non è stato inventato a Venezia. Col documento informatico le cose cambiano, il supporto non serve a nulla per assicurare la lettura del documento,
perché se voi pensate a un supporto tipo il floppy disk, immagino l'altro giorno guardavamo, riesumavamo a proposito di regolamento privacy, riesumavamo in studio alcune vecchie cose della privacy, le abbiamo trovate, c'erano i floppy disk, dei documenti su floppy disk, e mi ha detto ciao, pace e salute, ormai chi li legge più. Quindi il supporto non ci garantisce. E allora cosa ci garantisce? Ci garantisce un corpus normativo che è il codice dell'amministrazione digitale, che badate, articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale dice espressamente si applica al processo telematico ove non espressamente derogato, e qui la deroga non c'è. Allora si applica questo codice dell'amministrazione digitale con il DPCM 3 dicembre del 2013, che dice come si conservano i documenti informatici e prescrive dei formati del documento informatico, che sono questi qua: il PDF, i formati immagine, l'XML, il TXT, l'XML, il dati atto XML, se l'avete mai letto qualche volta nelle buste telematiche, i formati di posta elettronica, le ML, più che le MSG, le ML. E quindi facciamoci una domanda, torno indietro, ma se l'atto non fosse conservabile, possiamo dire che lo scopo sarebbe raggiunto di quell'atto? Cioè, non il fatto che un atto giudiziario non sia conservabile, che un atto in doc non sia conservabile, o meglio, che la legge non ci dica, poi magari in via di fatto lo è, ma che l'impianto normativo ci dica che quell'atto potrebbe non essere conservabile, vuol dire che un atto notificato in doc, quando arriviamo magari in Cassazione, non lo legge nessuno. Non lo legge la parte, non lo legge chi l'ha notificato, non lo legge la corte, non lo legge nessuno. Ora, possiamo dire che ci salvano le copie di cortesia, e quindi facciamo l'elogio delle copie di cortesia, però in un mondo, diciamo, che funzionasse, le copie di cortesia non ci sarebbero, e quest'atto, ma che fine farebbe? Quindi posso dirvi, va bene, ampia, è giusto che non ci si riduca a formalismi per cui se manca la firma sulla relata ma c'è dappertutto, su tutti gli altri atti notificati c'è una sanatoria e raggiungiamo lo scopo. Sui formati io personalmente la vedo in maniera diversa. Cosa vuol dire? Cioè, il formato che poi non mi garantisce, ma per legge, di essere visibile fra un tot di anni, ecco, io lì avrei dei seri dubbi a considerare raggiunto lo scopo. Dopodiché arriviamo invece ai casi in cui poi dice il raggiungimento dello scopo salva tutto. Purtroppo no. E qui andiamo su quelle ondivaghezze che non ci capiamo. 2 marzo 2018 ci capita di leggere questa cosa, cioè deve dichiararsi inammissibile un contro ricorso in Cassazione notificato a mezzo PEC che l'avvocato aveva redatto in formato analogico, poi l'aveva scansionato e notificato. Si può fare, ma aveva dimenticato l'attestazione di conformità. E allora, inammissibilità. Non ha raggiunto lo scopo. Notate che l'altra parte l'aveva letto, si era difesa, non raggiunge lo scopo. E addirittura, e qui non so chi possa spiegarmela la cosa, prima abbiamo detto la firma sulla relata di notifica va bene, non sana tutto. Un annetto fa è capitato di leggere che la notifica di atto notificato a mezzo PEC privo di firma digitale sull'atto rende la notifica inesistente, cioè la morte della notifica. Motivo? Boh, non è dato saperlo. Speranza è che sia una pronuncia isolata. Consiglio, quando carichiamo gli atti per una notifica, carichiamoli, poi lasciamoli a riposare qualche minuto, poi torniamo a riguardare cosa c'è lì sopra. In più, torniamo a quello che diceva a quello che ha lanciato prima il professore, l'improcedibilità in Cassazione, quello è un grande problema. Articolo 369 secondo comma CPC, il numero 2, allora dice che appena di improcedibilità va
notificata che cosa? Copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notifica, se questa è avvenuta. Problema quindi qual è? Notifica di sentenza fatta mezzo PEC ai fini della decorrenza del termine breve, chi impugna in Cassazione deve produrre questa notifica. Ma c'è un problema. Problema qual è? La legge 53 del 94, che disciplina le modalità di autenticazione della notifica telematica che va depositata in cartaceo, fino diciamo a 3 mesi fa tutti quanti l'avevamo letta come io faccio la mia notifica, la stampo, la testo conforme e la deposito. Qui il problema qual era? È che non c'era la mia notifica, è la notifica che mi fa qualcun altro. Cioè l'impianto normativo della legge 53 del 94 è quello delle notifiche fatte dall'avvocato, non di quelle ricevute dall'avvocato. E su questo la Corte di Cassazione ha dichiarato, io avrò letto almeno 7-8 sentenze, tra l'altro 7-8 sentenze, ma ce ne sono di più, ce ne saranno tante altre che giacciono in attesa di improcedibilità, 7-8 sentenze che hanno tutte dichiarato principi più o meno simili, diversi. Badate che tutte quante hanno dichiarato l'improcedibilità, cioè dicono A, dicono B, dicono C, ma comunque all'improcedibilità ci arrivano comunque. L'ultima moda, la Lunvelvag della Corte di Cassazione, qui esemplificata da questa sentenza di 3 settimane fa, è dire l'avvocato che notifica, che deposita la sentenza notificata lì dalla controparte, deve fare l'attestazione ai sensi della legge 53, scusate, dell'articolo 9 della legge 53, commi 1 bis e commi 1 ter. Perché c'è questo strano comma 1 ter? Comma 1 bis dice: quando non è possibile il deposito telematico della notifica fatta a mezzo PEC, l'avvocato fondamentalmente stampa, attesta la conformità e deposita. Poi c'è questo comma 1 ter che dice: in tutti gli altri casi si provvede all'autentica, come nell'articolo che precede, una cosa del genere. Ma a me è sempre sembrato che, siccome quella legge si riferisce alle notifiche che l'avvocato fa, allora tutti gli altri casi erano semmai gli altri casi in cui l'avvocato non doveva depositare la notifica in tribunale, ma la doveva depositare da altre parti, in conservatoria o notaio, quello che è. Non questo accrocchio qui. Il problema semmai è normativo. Infatti, guardate, io il consiglio che davo prima, che dicevo, fate un'autentica generica senza nominare le norme e vabbè, vediamo se va. Ma dicevo di depositare il duplicato, di depositare la notifica via PEC su un supporto informatico, e così depositiamo il duplicato informatico, non c'è bisogno dell'attestazione di conformità, cioè ti deposito l'originale, visto che comunque un modo per introdurlo ce l'ho. Poi è vero che i dischetti o i DVD vengono visti come il fumo negli occhi in Corte di Cassazione, e quindi manco quello si poteva fare. Però mi pare che, come si dice, la toppa sia peggio il buco, perché siamo andati a valorizzare una norma. Forse un appiglio, e in una sentenza, una sola, l'ho letta, a mio avviso illuminante, era valorizzare l'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale. Visto che il CAD, ve l'ho detto, si applica al processo telematico, l'articolo 23 del CAD cosa dice? Dice: se viene depositata una copia analogica di documento informatico, e la sentenza stampata è copia analogica di documento informatico, e non ne viene disconosciuta la conformità all'originale, cioè è un po' il figlio del 2712, allora quell'atto si intende per riconosciuto, quella copia si intende per riconosciuto. Ho letto una sola sentenza che ha detto questo, mi pare della sezione terza, però la maggioranza, ecco, quella poteva essere la strada per dare un indirizzo. Costringerci a fare un'autentica che francamente, a mio avviso, non trova, altri la pensano diversamente, io non ci vedo un grande fondamento. Notifiche, vedete, problematiche. Deposito telematico,
altra fonte di problemi, lo vediamo velocemente così non vi tedio, visto che ormai siamo a fine giornata. Iniziamo con la preghiera dell'avvocato, cioè: ti prego, fa che da domani il Polis Web non si blocchi mai, che la PEC funzioni sempre, che non manchi mai la corrente. Questa preghiera ha qualche correttivo, però, perché se manca la corrente vi munite di una, come la chiamano a Roma, a saponetta per fare i depositi telematici, e con questa avete collegamento internet per depositare. Cioè, applichiamo nel telematico, vale sempre il principio, il cosiddetto principio del maxi bon, two is meglio che one, quindi due chiavette, due fonti di connessione a internet, così evitate di sudare freddo e di dover andare a pietire rimessioni in termini che poi magari non vi danno. Tre problemi volevo esaminare che sono ricorrenti, che riguardano: due, la natura di atto endoprocessuale o atto cosiddetto introduttivo, e quindi se è soggetto all'obbligo di deposito telematico o non soggetto, o facoltativo telematico. E poi un altro annoso problema: quando deposito su un registro con numero di ruolo errato. Ha premesso per i primi due, quindi atto di riassunzione e deposito del reclamo cautelare, premesso che il deposito telematico vi salva la vita, cioè se depositate in telematico non sbagliate, andiamo a vedere cosa può succedere. L'atto di riassunzione. Allora, l'atto di riassunzione può essere depositato in, ho fatto tre casi: sospensione volontaria, non c'è dubbio, il processo continua, l'atto di riassunzione è un atto endoprocessuale, quindi sarà soggetto all'obbligo di deposito telematico. Anche qui poi non vi sto a dire la violazione dell'obbligo, quindi se soggetto all'obbligo di deposito telematico, depositato cartaceo piuttosto che no, c'è un florilegio di sanzioni, quindi chi dice che nullo, chi inesistente, chi irregolare, quindi è inutile fare una casistica. L'interruzione per morte della parte, e qui rivive la possibilità di scelta. Perché? Perché è l'atto obbligatorio telematico solo se la parte precedentemente costituita, se si costituisce una parte nuova, l'erede, non c'è più quell'obbligo, quindi potete scegliere. L'interruzione per morte del difensore, sarà soggetta a deposito telematico, perché evidentemente la parte continua a essere costituita. Altro tematica dell'atto di riassunzione: quando si cambia tribunale per a seguito di declaratoria di incompetenza o di declaratoria di giurisdizione. In caso di incompetenza per territorio, l'atto di riassunzione, la maggioranza della giurisprudenza lo riconosce come atto obbligatorio telematico, perché si dice il processo prosegue davanti al nuovo tribunale. Il difetto di giurisdizione verso, diciamo, il processo civile telematico, quindi da TAR per esempio a giudice ordinario, anche qui la giurisprudenza tende a dire che è obbligatorio l'utilizzo del telematico. Una facoltà di scelta potrebbe esserci quando dal civile andassimo verso il tributario, perché nel tributario il processo telematico tributario è facoltativo sempre, quindi lì si potrebbe scegliere. Se si viola, in caso di violazione della forma, quindi deposito analogico al posto del telematico, ve l'ho detto, le conseguenze sono, non sto a dirvele perché tanto è come tirare una moneta per aria, dipende da dove andate. Reclamo cautelare è una vicenda strana, vicenda che ha coinvolto, vi dico, non so se qualcuno di voi ha studiato sul Mandrioli. Io che ho studiato sul Mandrioli ho visto che da un'edizione all'altra il Mandrioli ha cambiato posizione, cioè prima veniva visto come reclamo cautelare, come giudizio lato senso impugnatorio, poi nell'edizione successiva, forse perché rivista da qualcun altro, è diventato prosecuzione del processo, del giudizio cautelare uniforme. Evidentemente la qualifica del reclamo cautelare, se a natura impugnatoria, farà rivivere la scelta tra telematico e cartaceo, se è
processo cautelare uniforme che prosegue, saremo vincolati al telematico. Se venite a Torino fate il telematico, perché a Torino vi posso dire che c'è una maggioranza schiacciante a favore dell'obbligo telematico e quindi della prosecuzione del processo cautelare. I più cattivi dicevano perché tanti depositavano in cartaceo e quindi era stata un'ottima strada per togliersi i fascicoli dal tavolo, però non ditelo a nessuno che ve l'ho detto io. Mi tocca però riabilitare il mio foro con questa giurisprudenza. È l'unica giurisprudenza di merito che vi ho citato, però secondo me è bella, perché da noi è consolidata questa cosa. Il deposito su registro errato. Allora, quando deposito su registro lavoro invece che contenzioso civile, oppure sbaglio il numero di ruolo e la cancelleria mi rifiuta l'atto. Allora, questa sentenza, che poi è stata confermata da altre, ci dice che non succede nulla. È vero che ho sbagliato ruolo, è vero che la cancelleria non può spostare il deposito da una parte all'altra, ma comunque ci dice questo giudice, posto che il depositato, la tempestività del deposito è data dalla ricevuta di consegna, se la ricevuta di consegna è tempestiva, e beh, un errore materiale come quello di aver sbagliato la porta della cancelleria, sei entrato alla sezione lavoro invece che andare alla quarta sezione, non merita una sanzione come quella della inammissibilità del deposito, semplicemente un errore materiale che sani facendo un secondo deposito nel più breve tempo possibile. Anche perché dice tribunale, in quel caso paradossalmente non potrebbe neanche operare la rimessione in termini. Perché? Perché la rimessione in termini parla di errore non imputabile alla parte, e l'avvocato che sbaglia porta ha sbagliato lui, quell'errore in teoria gli sarebbe imputabile, però dice il nostro tribunale, l'applicazione di queste norme porterebbe a un paradosso davvero ingiustificabile, e quindi lo recupera in questo modo. Chiudo, visto che abbiamo parlato di conservazione, volevo farvelo vedere prima, ma ve lo faccio vedere adesso perché sono impallato un po' il computer. Vi faccio vedere una dimostrazione pratica di cosa vuol dire oggetto non conservato. Qui parliamo di pianeti, ma pensate a un atto che è la stessa cosa. È Star Wars, ma va bene col processo. Avete chiamato voi per me? Sì, ho chiamato io. Qualche difficoltà, maestro, che no? Sì, cerco un sistema planetario chiamato Camino, che non appare sulle mappe dell'archivio. Camino, veramente è la prima volta che mi sento parlare. Siete sicuro di avere le coordinate giuste? Secondo le mie informazioni dovrebbe essere in questo quadrante, a sud del labirinto di Rishi. Piacente, maestro Kenobi, immagino che il sistema che state cercando non esista proprio. Non è possibile. Forse gli archivi sono incompleti. Se una cosa non è registrata nei nostri schedari, vuol dire che non esiste. Se una cosa non è registrata nei nostri schedari, vuol dire che non esiste. Quindi, l'atto che non fosse archiviato e conservato e non si leggesse, non esisterebbe. Grazie, arrivederci. Bene, se qualcuno ha domande, altrimenti ne faccio una io, più che una domanda, una riflessione. E sarebbe interessante scoprire quella sentenza che parla del salvataggio del deposito telematico in una cancelleria diversa, applicandolo al cartaceo, facendo il solito gioco di provare a vedere cosa sarebbe successo quando il telematico non c'era. Sarebbe, non succedeva niente, ti dicevano vai nell'altra porta. Certo. Oppure se l'avessero presa sbagliata, comunque era valido all'interno dello stesso tribunale. Ah, e se uno sbagliasse tribunale? Come? E se uno sbagliasse tribunale? Nel Bene. Telematico? Ragazzi, e lì è un po' più dura, lì. Perché alla fine la cancelleria, le cancellerie del tribunale sono sempre comunque cancellerie del tribunale, quindi certo. Il deposito fatto nel speciale anziché contenzioso ordinario
non c'è nessuna difficoltà, ovviamente. L'errore sul tribunale la vedo un po' più dura a recuperare. Anche secondo me, perché è proprio lì. Anche perché nel rifiuto, diciamo, il problema qual è? Che nel rifiuto della cancelleria, il rifiuto genera un evento, l'evento rifiuto, chiamiamolo così, che può essere controllato dall'infrastruttura del tribunale. E qui invece mettiamo in gioco una dinamica diversa, per cui dobbiamo andare a coinvolgere un altro tribunale, quindi lì, diciamo, rientriamo input et sibi l'errore, il difensore, la vedo dura, ecco, recuperarla. Buona serata.